Buonasera, buonasera, benvenuti, bentornati di martedì. Allora, manteniamo l'applauso per salutare il nuovo Presidente del Parlamento Europeo, che è un italiano, Antonio Tajani, in bocca al lupo, e la notizia di poco fa, è stato eletto con 351 voti al ballottaggio, c'era un altro italiano, Pittella, per il Partito Socialista Europeo, lui era il rappresentante invece dei popolari, comunque un italiano, il primo italiano a guidare il Parlamento Europeo. Nando Pagnoncelli, buonasera. Buonasera. Buonasera, questa sera abbiamo chiesto un'opinione agli italiani sul buco di 3,4 miliardi di euro individuato dall'Europa nella manovra economica. Allora col cartello 1 vediamo, il 35% ritiene che sia un'eredità lasciata dal governo Renzi, un terzo ritiene che sia invece l'accanimento dell'Europa sull'austerity e un terzo in realtà non ha un'opinione in merito. E poi abbiamo chiesto di chi è la colpa se le banche falliscono a causa dei crediti non restituiti, e lo vediamo col cartello 2, 3 italiani su 4 pensano che sia responsabilità delle banche che concedono i prestiti con troppa leggerezza, 14% al contrario ritengono che sia responsabilità dei clienti insolventi. E ancora abbiamo chiesto, lo vediamo col cartello 3, se sia giusto pubblicare i nomi dei grandi clienti che non hanno restituito i soldi alle banche causandone fallimento, 2 italiani su 3 sono di questo parere, i nomi vanno pubblicati, 25% sono di parere contrario. E da ultimo, lo vediamo con il cartello 4, l'81% ritiene che sia anche giusto pubblicare i nomi di chi evade le tasse, mentre il 12% è contrario. Abbiamo anticipato solo i temi che tratteremo durante tutta la puntata. Sta per arrivare Virginia Raggi, sindaca di Roma, Elsa Fornero per parlarci di pensioni. In mezzo a una sorpresa, pochi minuti e si comincia. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Allora, benvenuta al sindaco di Roma, Virginia Raggi. Grazie. Molto piacere, grazie. Sindaco. Allora, sindaco, o sindaca, buonasera. Come preferisce. Virginia, va bene entrambi i modi. No, poi. Non la posso vedrei. Chiamare Virginia. Mi dia un appellativo, se no vado suo avvocato. Ma no, guardi, la Crusca, l'Accademia della Crusca ha detto sindaca, quindi sindaca. Io mi sono adeguata. Ok, sindaca Raggi, allora, lei non è solo una sindaca, perché agli occhi del suo movimento lei è qualcosa di più. Lei è la grande occasione, agli occhi degli elettori che hanno votato 5 Stelle, forse anche di qualcun altro, è l'occasione di dire, guardate, politici che ci sono sempre stati, noi abbiamo una rappresentante in gamba che si prenderà l'onere di guidare Roma. Questo è un peso che ha accompagnato finora tutta la sua carriera politica. Lo sente? Ma veramente io non lo definirei peso, io lo definirei un onore, perché per un cittadino poter guidare la propria città insieme a una squadra di consiglieri e di assessori è per prima cosa un onore. Certo, è una città difficile, ci sono responsabilità. Le conoscevamo prima di candidarci e siamo comunque pronti a farcene carico, come stiamo già facendo. Lei dice le conoscevamo perché si sente parte di un gruppo, perché è un gruppo che ora piano piano nell'intervista impareremo a conoscervi anche, sì, voi dei 5 Stelle di Roma, un gruppo che ha mostrato anche molte divisioni sul suo nome. Ma veramente, guardi, con i consiglieri e con gli assessori divisioni non ce ne sono, con gli altri membri del Movimento 5 Stelle divisioni non ce ne sono, c'è dibattito sicuramente, questo sì, ma divisioni non ce ne sono. Ci siamo tutti assunti un compito molto complesso, che è quello di guidare questa città che si trova in una situazione difficile ed è sotto gli occhi di tutti, guidarla per rinascere. E ciascuno di noi si sta facendo carico di un pezzetto di questa responsabilità. Da quando l'hai iniziata è cambiata più la sua vita o la città? Entrambe. Entrambe, per la verità. La mia vita sicuramente è cambiata, lavoro praticamente 20 ore al giorno. La città sta cambiando, però
Le dico una cosa, lei deve immaginare che quando costruiamo una casa, prima di vedere la casa, no, che piano piano cresce, lei deve fare la buca, scavare, costruire le fondamenta. Sì, ma qua si vedono gli operai che litigano anche. No, non è vero, gli operai sono al lavoro, però sa, costruire delle solide fondamenta importanti. Pensiamo, senta, mi faccia fare un prego, esempio, prego, tanto per essere concreti. Pensiamo al caso delle buche che tutti i romani e probabilmente tutti gli italiani ormai conoscono, è stato un tema cult della campagna elettorale. Le amministrazioni precedenti si occupavano di ricoprire le buche chiamando spesse volte ditte amiche, facendo dei lavori di qualità pessima, anche perché le buche si riaprono, questi rattoppi si riaprono continuamente, spendendo un sacco però di soldi. Però voi ci avete solo messo i vigili intorno. Attenzione, che dicono passate di là. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, noi abbiamo ripristinato la legalità, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le gare pubbliche, quello che chiede la legge, per avere lavori fatti bene, per avere lavori fatti in trasparenza, selezionando il migliore tra le ditte che si presentano e soprattutto per avere lavori di qualità. E un romano le direbbe intanto la buca c'è, però se lei è d'accordo, attenzione, questa intervista no, la guardano in tutta Italia. Mi faccia finire perché il risultato è importante. Noi ci abbiamo messo circa 6 mesi di tempo per fare le gare, che è il termine previsto dalla legge, ma già adesso tra gennaio e febbraio partiranno i lavori. Tra l'altro il calendario sarà pubblicato. Sindaca, però io la riporto al suo ruolo nazionale, se poi andremo anche a quello della città, ma lei ha un ruolo anche simbolico. Perché gli avversari dei 5 Stelle dicono, se non sono in grado di governare Roma, come potrebbero governare il paese? A lei questo dubbio le è mai venuto? Le si è mai sentita inadeguata? Secondo me questa è una domanda mal posta, se posso permettermi, perché vede, lei può dire che una persona è capace o meno di guidare una macchina se si trova una macchina pronta a partire. Lei immagini che io mi sono seduta su un sedile appoggiato su un telaio, non c'era il blocchetto per l'accensione, non ho trovato il volante, non ho trovato i pedali, non ho trovato il cambio. Ora, oggettivamente, la macchina amministrativa di Roma è uscita fuori da Mafia Capitale a pezzi, completamente a pezzi. Quindi noi tutti insieme ci stiamo facendo carico innanzitutto di ricostruire la macchina. Quando la macchina è ricostruita possiamo iniziare a guidare. Quindi le devo dire, però, seguendo il suo simbolo, la sua metafora, che lei ha chiamato i meccanici, uno gliel'hanno arrestato, uno si è dovuto dimettere, l'altro non piace a quelli che lavora con lei. C'è stato un problema, un errore suo? Certo, guardi, su questo lo diciamo subito perché secondo me lei ce l'ha lì sulla punta della lingua, io lo vedo, lei vuole parlare di Marra. Ma più tardi, perché in Italia non sanno neanche chi è. Però glielo dico io. Noi romani lo sappiamo. No, lo sanno anche però gli italiani. Però c'è un dubbio che va al di là del nome di Marra. C'è un dubbio legato al fatto che voi dei 5 Stelle, lei in particolare, non sappiate scegliere i collaboratori. E soprattutto che non avendo una rete voi, di gente che si è formata alla politica, la andiate cercando un po' qua, un po' là, trovando magari Marra. Però poi ne parliamo bene. Mi dica questa risposta intanto di scenario. Ma guardi, innanzitutto noi non dobbiamo piazzare, questo deve essere molto chiaro, noi non dobbiamo piazzare amici o collaboratori nelle istituzioni, noi dobbiamo scegliere i migliori che ci possono aiutare a risollevare le città. Lo e come sa fare. Bene, e come sa bene, le città che troviamo sono sempre in ginocchio. Detto questo, tornando a Marra, lei deve immaginare che io sono entrata in un'amministrazione che usciva da Mafia Capitale e sta uscendo tuttora da Mafia Capitale. La nostra amministrazione, quella capitolina, e credo sia un caso unico in Italia e probabilmente unico in Europa, ha un dirigente su 4 indagato. Attenzione. Allora, Marra aveva un curriculum di tutto rispetto. Era un ufficiale della Guardia di Finanza. Diciamo chi attenzione. È. Ecco, è un dirigente. È un dirigente del Comune di Roma. Per molto tempo fotografato come suo braccio destro, dobbiamo dirlo, dai suoi stessi collaboratori, e che è stato arrestato perché avrebbe usato il suo ruolo per avere dei vantaggi nelle amministrazioni precedenti, per fatti risalenti ad amministrazioni precedenti. Che erano poi quelle Alemanno, lui ha lavorato con Alemanno, con Polverini, insomma è una figura conosciuta a Roma nel sottogoverno, di cui lei ha fatto assolutamente affidamento, lei gli ha dato la sua fiducia. Assolutamente, e difatti ho commesso un errore, però vediamo anche perché il suo curriculum, ripeto, era di tutto rispetto, parliamo di un ufficiale della Guardia di Finanza, di una persona plurilaureata che aveva riconosciuto, che aveva ottenuto 2 onorificenze dal Presidente della Repubblica. Io, è evidente che alla luce di quello che la magistratura... Però se chiedeva un po' in giro glielo dicevano, voleva entrare nei servizi segreti, aveva fatto
pressioni su Alemanno per entrarci, aveva... Ma le voci, guardi, le voci di corridoio si rincorrono su tutti. Ma corridoio l'hanno arrestato alla fine. È evidente, ma infatti io le sto dicendo che alla luce di quello che la procura sta scoprendo e di quello che è successo oggi, io ho commesso un errore, un grave errore di valutazione. E se potessi tornare indietro... Ci torniamo più tardi? Perché io la capisco che lei vuole un po' andare e tornare, però concludiamo il discorso, anche per coerenza. Anche no, ma io sono qui apposta per rispondere, però lei mi faccia parlare. Certo. Perché è evidente che alla luce di quello che è stato scoperto dalla procura, di quello che sta avvenendo, se io potessi tornare indietro non lo rifarei. Detto questo, però, c'è questo fatto c'è stato, questo capitolo si è chiuso, noi anche con un senso di responsabilità abbiamo sottoposto a verifica tutti gli atti e stiamo ultimando, abbiamo sottoposto a verifica tutti gli atti che Marra ha comunque firmato. Gli uffici, il segretariato, l'avvocatura. Cioè voi del comune. Gli uffici dell'amministrazione. Perché mi pare che Beppe Grillo vi abbia anche mandato due persone del partito per aiutarvi in questo processo. Intanto, attenzione, non è un partito, è un movimento. Sono due parlamentari che da anni si occupano di tutti i comuni nei quali governiamo e costituiscono un gruppo di supporto ai comuni. Ma loro possono guardare atti del comune? No, loro ci stanno dando una mano anche per condividere quelle che sono le buone pratiche già adottate in altri comuni. A tal fine vi ricordo il grande successo di Ino Garin a Livorno con la vicenda AMS. Lui è riuscito sostanzialmente a risanare un'azienda senza dargli altri soldi pubblici, come invece Ma hanno fatto atti pubblici tutte le quelli che controllano loro. Voi gli date accesso a atti. Non ho capito. Sono atti pubblici quelli che controllano loro. O hanno accesso allora, magari. Mi scusi, forse non mi sono spiegata. Loro non stanno controllando gli atti. Gli atti li stanno controllando gli uffici dell'avvocatura e gli uffici del segretariato. Il gruppo di supporto ai comuni, che esiste da anni, invece fa altro. Ci aiuta a condividere. Diciamo. Certo, ci aiuta a condividere quelle che possono essere buone pratiche già adottate in altri comuni. Allora, senza uscire dall'argomento Marra, però. Cercando di allargarlo, io qua ho fatto i conti. Allora, dimissioni volontarie come quella di Minenna, vertici delle partecipate, dimissioni imposte come quella di Romeo, il capo della sua segreteria. No, questo lo dice lei che è Frongia. Stata imposta. No. Le ha date di sua spontanea volontà. Frongia e Romeo si sono dimessi all'esito della vicenda Marra per tutelare il movimento. Hanno comunque Avete fatto un passo riunioni indietro. Notturne, con il movimento diceva sì. Mandali via, la Lombardi, la taverna, no, non io se ho fatto ricorda. Una riunione con i miei consiglieri e con gli assessori e in maniera... collegiale, loro stessi lì in quella sede hanno deciso di fare un passo indietro. Ma spinti, immagino, da un Ma clima non spinti, politico. Guardi. Così perché gli andava. No, si erano stufati. No, non si sono stufati. Si sono resi conto che la loro presenza poteva costituire di nuovo un tema politico, un problema politico, quindi per tutelare l'amministrazione hanno scelto di fare un passo indietro, con senso di responsabilità. Come si scelgono i collaboratori? Ma guardi, noi li abbiamo scelti sulla base di curriculum, inizialmente li sceglievo insieme al mini direttorio, successivamente quando i consiglieri sono stati eletti, quindi si è raggiunta la rosa dei consiglieri eletti, abbiamo iniziato invece a fare delle scelte condivise con loro e via via con gli assessori. Le dico l'impressione che si è avuta all'inizio, no? Lei sa, Michele Santoro è una persona che anche per emozioni, per sentimento, per tanto tempo è stato a guardare, anche unico, a seguire l'evoluzione del movimento. Ha detto, ma alla fine dei conti, intorno alla Raggi c'è solo la destra. All'inizio si è sembrato che questi... che lei, ci sono non assessori avendo... di destra che provengono da un percorso di destra, assessori soprattutto che provengono da un percorso di sinistra. Ecco, lei non si sente d'aver fatto in qualche modo riferimento al suo percorso professionale per scegliere le persone, cioè chiamare magari... l'avvocato da cui lavorava, che poi era questo studio San Marco, uno studio insomma io conosciuto avrei, a Roma. No, non ho capito, scusi, io avrei chiamato l'avvocato San Marco. Per sapere chi era l'assessore al bilancio, no? Farsi suggerire chi era. Hai dei nomi? No. Guardi, l'assessore Minenna, che si è dimesso, l'avevamo conosciuto peraltro nel movimento perché collaborava con la Commissione Finanze del Senato, se non vado errato. E l'attuale assessore, invece l'assessore Mazzillo, è stato un nostro attivista storico, un professionista che già dal 2011-2012 lavorava con i Però nostri Però in mezzo c'era un giudice attivisti. Della Corte dei Conti che ha detto, perché io conosco San Marco, mi ha presentato alla Raggi, non era vero, insomma. Beh, guardi, il giudice De Dominicis è abbastanza noto agli onori, peraltro, della cronaca, perché si è occupato di casi importanti. Poi siamo venuti a sapere... invece di altre vicende. Punto. Cioè, ecco, questa era l'impressione di cui le parlavo in precedenza, che non essendoci una rete politica, una rete di un partito, una rete di conoscenze cresciute nei 5 Stelle, lei, senza una colpa, ma proprio dovendo trovare delle persone, si rivolga a altre reti. E Roma lo sa com'è, lo diceva all'inizio, dove vai
devi stare un po' attento. No, non ci rivolgiamo a altre reti, ripeto, noi valutiamo i curricula, valutiamo le persone. E questo... Quando Grillo e Casaleggio, tutti hanno un po' detto, noi su questo Marra, noi alla Raggi ne parlavamo, glielo dicevamo, stai attenta, hai sbagliato persone, è vero, che tutti le dicevano, guarda, c'era una parte di persone che sicuramente ce lo sconsigliava, però insomma ne ho già parlato, abbiamo detto che ho commesso un errore di valutazione. Quando ha anche dovuto o voluto nominare il fratello in una direzione importante del comune, lui la premeva, le diceva metti mio fratello, dai che siamo qua. No? Oh, guardi, la nomina del fratello di Marra, come peraltro tutte le altre nomine dei dirigenti che sono state fatte in un percorso di rotazione complessiva dei dirigenti, che attenzione non era mai stato fatto a Roma, noi per la prima volta abbiamo applicato un principio stabilito nel regolamento degli uffici e dei servizi, non era mai stato applicato a Roma. Sì, ma il suo braccio destro, il fratello viene nominato direttore, pensi cosa può pensare un grillino? E infatti glielo sto raccontando, se vuole, cosa è come andata. Lui la sua la sua nomina, conoscevamo tutti, attenzione, tutti eravamo a conoscenza che il fratello di Marra fosse il fratello di Marra, sembra una tautologia ma è così. E comunque la sua nomina, come quella di tutti gli altri, è stata decisa dagli assessori e dai consiglieri. Ora, appena l'ANAC ha sollevato comunque la possibilità di un conflitto di interessi, anche quella nomina è stata sottoposta agli uffici per valutarne l'opportunità e abbiamo intrapreso subito una revoca in autotutela. Quindi, ripeto, l'obiettivo è quello di garantire l'amministrazione e di compiere tutti i passi corretti. Quando si sente coinvolta in queste esperienze, appunto il fratello nominato là, la sorella che lavora, questi problemi che hanno tutti i sindaci alla fine, no? Qualcuno li evita perché ha una grande esperienza, qualcuno ci finisce dentro. Pensa che ci sia stato in passato un approccio suo e anche del movimento troppo duro verso la gestione del potere. Lei ora che sperimenta la gestione del potere con i mille problemi che possono nascere da mille spifferi intorno a lei, si rende conto di dire, beh, insomma, un politico prima di dargli un giudizio duro bisogna pensarci, perché fa un lavoraccio. Guardi, noi stiamo cercando di fare tutto quello che dobbiamo fare con un obiettivo principale, che è quello di far ripartire la macchina. Cerchiamo di fare tutto in maniera corretta, ci facciamo aiutare e coadiuvare dagli uffici. Se abbiamo commesso errori, come diciamo sempre, non siamo immuni dagli errori. Se abbiamo commesso degli errori, dobbiamo riparare e ripariamo. L'importante, ed è qui che si capisce se poi le persone imparano dagli errori, è che quando si commette un errore non sia lo stesso già commesso. E questo è fondamentale, no? Per tutte le esperienze, senza dubbio. Mi dica, se lei deve analizzare il suo periodo da sindaca, qual è l'errore di base che ha commesso? Cioè, al di là di appunto il singolo Marra, Romeo, piuttosto che un'altra azione, che cosa ha sbagliato nel suo approcciare la mansione di sindaco, se, la missione di sindaco, se è possibile individuarla? Un errore di base, lei torna a casa e dice basta, adesso devo riniziare perché questa cosa l'ho sbagliata. Vedi, io non vorrei contraddirla, però io ritengo che se errori ce ne sono stati, e ne abbiamo parlato fino adesso, quindi non ho difficoltà a dire. Abbiamo parlato di uno, ma forse c'è un errore politico, non lo so, un errore personale, un errore professionale. Ecco, se lei ha, perché mi scusi, forse è una mia difficoltà nel capire questa domanda, se lei ha in mente qualcosa, perché vede... No, non ce l'ho in mente, ho in mente la mia esperienza, le dico. Quando uno sul lavoro c'è qualcosa che non va... Si ferma e dice, beh, non è che ora devo stare appresso a ogni piccolo errore che ho fatto, devo concentrarmi e capire qual è l'errore di base. Lei le è mai capitato di farlo? Ma guardi, io ritengo che ci siano stati degli errori che sono evidenti a tutti, ne abbiamo appena parlato, no? Alcune nomine forse fatte con, ripeto, con un errore di valutazione. È legata a ingenuità, impreparazione, al fatto che sono più furbi di lei. No, legato a un errore di valutazione. Però se vuole lo posso ripetere altre 50 volte, ma non cambia il concetto. Un errore di metodo, oppure che ha sbagliato quella volta sola. No, io direi che c'è stato un errore di valutazione. Sul resto noi stiamo procedendo esattamente come avevamo detto in campagna elettorale. Noi dobbiamo cambiare le cose, dobbiamo far ripartire una macchina. Certo, questo cambiamento ha un prezzo. E il prezzo è che talvolta per raddrizzare, per riportare le cose fatte bene, fatte nella legalità, dove legalità significa trasparenza delle procedure, significa selezione pubblica delle persone che contrattano con la pubblica amministrazione, significa anche risparmio di soldi e qualità dei lavori.
per fare tutto questo ci vuole del tempo. Quindi se mi si vengono a imputare degli errori di tempo o del fatto che l'amministrazione in 6 mesi non ha rattoppato le buche, io dico attenzione, questo non è un errore, questo è un merito. Perché da adesso verranno rattoppate in maniera legale, dice lei. Certo, perché rattoppare e fare quello che io vorrei. Quello che io vorrei spiegare è questo, che talvolta, e questo è il motivo per il quale io da subito ho rifiutato la logica dei 100 giorni, dare una mano di bianco per far vedere ai cittadini che si è subito attivi, spesso non paga, perché quella mano di bianco è fatta o con una vernice scadente o con una procedura che non va bene o soprattutto con costi maggiori che ricadono sulle amministrazioni future. Noi adesso stiamo riconoscendo e pagando dei debiti che hanno fatto le amministrazioni precedenti, ne stiamo pagando debiti del 2012. L'Appendino ha dato una mano di bianco perché lei piace a tutti. Ma secondo me Chiara è una ragazza eccezionale, è bravissima. La vedrebbe bene sindaco di Roma, diciamo. Assolutamente, io credo che ognuno debba fare il sindaco della propria città. Ma cosa ha fatto lei, non dico nei fatti, perché lei dice io ho un metodo per cui le cose succederanno dopo. Quello che dicono alcuni osservatori è che l'Appendino è stata brava a, diciamo, non contrapporsi al mondo che andava a governare e che lei invece in qualche misura si è sentita come di dover combattere la rete romana, no? Di non riuscire a parlare con i cosiddetti poteri forti. La foto simbolo è quella di lei sul tetto. Ora immagino che la regia la possa mandare, così ce la commenta. No, questo è l'Appendino, non esageriamo, se no sembra che lo facciamo apposta. Ecco qua, la Raggi sul tetto che parla, credo, con Romeo, con il capo della sua segreteria. Allora, versione romantica, vuole schiarirsi le idee, non ne può più del suo ufficio, sale su perché almeno c'ha una visione lunga su tutta la città. Visione meno romantica, sapevate che c'erano le cimici, andavate a parlare sul tetto. Lei ha fatto un sacco di domande. Allora, lei è mai venuto sui tetti del Campidoglio? No, mi invita, vengo volentieri. Io li frequento da quando ero all'opposizione e c'erano delle sedute fiume in aula e io andavo sui tetti a mangiare. E io continuo, ovviamente non adesso perché fa un po' freddino a Roma, io continuo ad andare sul tetto a mangiare. C'è chi ci va a fumare, io ci vado a mangiare e a chiacchierare. Molto semplice, non continuerò a farlo anche se non ci saranno fotografi. Senta, tra l'altro le dico un'altra cosa, in primavera ci sono i gabbiani che nidificano, è anche molto carino da vedere. Lei sa che i gabbiani ci sono per la mondezza, diciamo, non dimentichiamoci. I gabbiani ci sono in tutte le città. Senta, Romeo ha detto, il suo capo della segreteria, ha detto noi sapevamo che in comune c'erano le cimici. Voi lo sapevate, lei lo sapeva? Io, da quello che io so, le posso dire che non mi risulta e ribadisco, magari ci fossero, così saprebbero che non ci diciamo nulla di eclatante se non come risolviamo questo problema o come affrontiamo questa sfida. Il problema questo di è aver... quello che tendenzialmente gli amministratori fanno, cioè cercare di risolvere e guidare queste macchine. Senta sindaca, la domanda, che ha ragione, ne ho accumulate un po', la domanda sul fatto dei rapporti. So, per essere sindaco bisogna anche avere a che fare con i banchieri, con... Lei ha fatto una domanda importante prima, che è un po' sfumata perché poi siamo andati a parlare dei tetti, sul quale io la invito a venire, come ho fatto anche con altri giornalisti, ho fatto delle bellissime interviste sui tetti del Campidoglio. Vede, lei mi diceva, qua non ci si oppone alla macchina, io le vorrei ricordare che in Italia c'è mafia capitale e è a Roma, non c'è mafia sabauda, non c'è mafia milanese, c'è mafia capitale, quindi qui se si vuole governare forse bisogna iniziare a opporsi a determinati soggetti che hanno ridotto la città nello stato in cui la vediamo tutti, cioè tutte le persone che sono qui forse vivono a Roma. Allora, io non intendo proseguire quel metodo, abbia pazienza, quindi cerchi che mi devo opporre a determinate cose. Lei dice una cosa giustissima, no? Però non si può, senza ritornare nel caso specifico, però non si può bypassare il fatto che il suo braccio destro è stato arrestato. Allora, quando per si vede... Per fatti precedenti a questa amministrazione, tra l'altro le sì, ricordo che... Sì, però per una connivenza, almeno è l'accusa, poi si vedrà nel processo. Io le ricordo che a settembre, quando abbiamo fatto una richiesta di vari certificati dei dirigenti, lui risultava completamente pulito, attenzione, quindi anche questo... Beh, c'è una differenza tra forma e sostanza che in genere colma il fiuto politico. Colma l'esperienza. È stato commesso un errore. Se vuole quello. Io glielo poi ogni tanto tiro la cordicella e lo ripeto. No, io non voglio assolutamente, anche perché diciamo io sono d'accordo con lei.
Un errore si può comprendere, però un ritorniamo... Un po' sulla Croce Rossa, però io la capisco, per me apposta. No, è che io vorrei ritornare alla domanda principale, che è l'esame che le fa tutta Italia, perché non la stanno guardando solo gli abitanti di Roma. No? La gente vuole capire se al di là del caso specifico che può succedere, come gestite o come potreste gestire una volta al governo del paese episodi del genere, perché si figuri se è difficile trovare degli assessori, trovare dei ministri, trovare dei sottosegretari, partecipare alla nomina magari del governatore di Banca Italia, cioè bisogna essere bravi. Allora quello credo che i telespettatori guardando lei stiano guardando, posto l'errore che ci sta. Sono in grado? Allora le faccio un'altra domanda. Se la dovesse raggiungere un avviso di garanzia, se la dovesse raggiungere un avviso di garanzia, magari insieme al rinvio al giudizio, succede in alcuni casi, lei cosa farebbe? Ma guardi, quello che abbiamo sempre detto, gli avvisi di garanzia si leggono, si valuta e si prendono le determinazioni conseguenti. Non, anche qui siamo abbastanza dipende dal coerenti. Caso specifico. Dipende da cosa dal caso specifico, ma l'abbiamo sempre detto. Se l'accusano di aver fatto delle nomine. Ma perché in maniera stiamo parlando delle ipotesi? Possiamo. Perché, no, perché. Diciamo, cioè, siamo giornalisti. Siamo giornalisti, a breve potrebbe arrivarle, questo lo sa lei, lo so io, lo sanno tutti. Allora, a breve, io le posso dire che secondo i giornalisti che ci hanno, come dire, alcuni dei quali ci hanno. Hanno fatto del terrorismo psicologico durante tutte le ferie natalizie, io il 9 di gennaio sarei dovuta essere incarcerata o appesa sulla pubblica piazza, oggi siamo al 17, per quanto mi risulta non sono indagata, quindi nel momento in però cui lei dovessi, ha un'indagine intorno, no? Cioè ci sono, c'è il caso Marra, ci sta nel caso dell'ANAC, tutte le assunzioni, guardi, io c'è sono la Murara. Io sono disposta a tornare qui se e quando arriverà un avviso di garanzia. Ogni giorno va bene il suo affanno. Non c'è problema, veramente. Marco Travaglio. Sono molto tranquilla e serena. Marco Travaglio dice che gli attacchi che lei riceve sono superiori ai suoi demeriti e che questo la rafforza. In qualche misura molti osservatori dicono si sta un po' innescando quel meccanismo di comunicazione che funzionò benissimo con Berlusconi. Tutti gli danno contro e la gente passa dalla parte loro. Lei ha questa sensazione? Lei ha questa sensazione? Per quanto la riguarda non so, per il Movimento 5 Stelle penso di sì, perché infatti vede nei sondaggi sale sempre, no? Lei che idea si è fatta? Un'idea politica le sto chiedendo. Guardi, io credo che su molte cose ci sia stato un po' una sorta di enfatizzazione. Abbiamo iniziato questa chiacchierata qui parlando un po' di quelli che sono gli errori che ci sono stati. Alla fine sostanzialmente si sono dimessi due assessori e per mesi si è parlato di una giunta dimezzata. Allora, si sono dimessi due assessori, li abbiamo sostituiti, ma quanti c'è stato sindaci? Un bel caos, Attenzione, quanti sindaci hanno cambiato assessori e non si è mai saputo niente? Guardate anche i miei predecessori, eppure non se ne è mai saputo niente. Allora, io non dico, ripeto, io non voglio negare. Ma voi negare. Siete diversi, voi siete meglio, no? Così dite, ma siete noi un siamo... girapagina. Attenzione, noi... Per dire succedeva anche a Marino. No, non mi interrompa sempre perché sennò io... è un po' faticoso, no, cioè no, io... è un lavoraccio, no, ma io sono contenta anche poi. L'intervista. Io sono contenta di essere qui perché anche riuscire un po' a parlare, no, io la ringrazio perché stiamo affrontando temi che sono molto complicati e lei è molto disponibile. Ma sono temi che, guardi, secondo me alla fine non sono complicati, sono temi, ripeto, che sono stati molto enfatizzati. Si è parlato di questi errori che ci sono stati, però attenzione. Stiamo parlando di due assessori che si sono dimessi, stiamo parlando di due vertici di una società che si sono dimessi, li abbiamo sostituiti. Questo sa cosa capita fa tutti la i differenza. Giorni. Fa la differenza quanto queste vicende sono state cavalcate dai suoi stessi compagni di partito. Noi abbiamo raccolto delle dichiarazioni, ora non mi ricordo che cartello è qua, diciamo, è una grave mancanza. Eccola qua, cartello 10. Quindi allora, commette qualche errore anche lei. Beh sì, che vuole fare? Capita. Sono di metodo. Allora, cartello 10. Marra, il virus che ha infettato il movimento. Marra, un grave errore. Si è fidata delle persone più sbagliate del mondo, Beppe Grillo. Poi, 11. A volte siamo ingenui. L'onestà non basta. I 5 Stelle si devono fare. Questi... Diciamo, queste sono dichiarazioni che immagino lei stessa potrebbe sottoscrivere a quello che abbiamo detto. Ma l'abbiamo detto tutto, guarda, credo che l'abbiano capito anche loro. L'hanno capito, hanno capito tutti. Okay. Il punto è quanto è compatto il movimento sul suo di nome. Io quanto direi che, parte del movimento
stia pensando, ma guarda tu, ci arriva la possibilità di governare Roma e questa fa questo disastro. Ma ripeto, io non sento questo spaccamento nel movimento che voi descrivete. Ma lei parla con la Lombardia, ad esempio, un esponente del Movimento 5 Stelle che spesso l'ha criticata. Ma io credo che, chiariamo il concetto. Allora, noi ci siamo assunti l'onere di governare una città in macerie. Attenzione, questo è importante. Abbiamo trovato situazioni disastrose, abbiamo tutto da ricostruire, stiamo ricostruendo tutto insieme ai consiglieri regionali, ai parlamentari, siamo tutti concentrati a lavorare sui temi e su questo noi troviamo la nostra forza, su questo dobbiamo andare avanti, perché è questo quello che i cittadini ci hanno chiesto, aiutateci a cambiare questa città, tutte queste polemiche che pure per carità costituiscono polemiche politiche che io posso, ne stiamo parlando, ma la sostanza dei fatti è che Roma deve cambiare, qualcosa la stiamo già facendo, se vuole io le racconto qualcosa, non so, è interessato a sapere, più tardi. La puntata sarà finita, no, è interessato a sapere che abbiamo trovato senza soldi 18 milioni per il sociale, è interessato a sapere che da quando abbiamo messo i verificatori sugli autobus stiamo già recuperando una parte dell'evasione, quando è interessato a sapere, purtroppo quando passano, ma perché voi giornalisti che pure siete attentissimi, io non sono giornalista, allora, però i giornalisti che sono attentissimi e noi l'abbiamo sempre detto, i giornalisti devono fare una sorta di fiato sul collo dei politici perché è giusto, e non solo i giornalisti, anche i cittadini. Perché non avete iniziato da prima questo lavoro? Perché non saremmo arrivati a questa situazione a Roma. Ci sono giornalisti che hanno rischiato a Marche Capitale, addirittura a Ostia e in altri posti hanno rischiato addirittura l'incolumità per denunciare i fatti di Mafia Capitale. Ma giornalisti che hanno un nome e un cognome, noi stiamo parlando di un sistema diffuso che per anni ha distrutto la capitale. Di cui fanno parte i giornalisti? No, io sto parlando di un sistema politico e imprenditoriale, non lo dico io, lo sta dicendo la procura. Ma l'ha detto la procura, ci sono le indagini, sono i processi. Allora, quello che io le voglio dire è, noi dobbiamo concentrarci su questa macchina che deve ripartire. Se vogliamo perderci in polemiche politiche, si può dire tutto il contrario di tutto. Anche perché poi le polemiche politiche muoiono quando parla Beppe Grillo da voi, no? Guardi, io ritengo che le polemiche politiche non abbiano proprio ragione d'esistere. Ripeto, un'altra cosa importante. Quando lei mi dice l'autobus quando passa, lei ha ragione, come hanno ragione tutti i romani. Siamo stanchi, però perché nessuno ha vigilato sul fatto che ATAC dilapidava soldi per appalti esterni con i costi gonfiati? Però mi faccia finire, perché io non riesco neanche a finire una frase. No, è che non dobbiamo ritornare all'intervista delle elezioni. Questi sono i motivi. E noi oggi ci troviamo e scontiamo una gravissima amministrazione che abbiamo ereditato e che di fatto ci ha lasciato praticamente su ATAC quasi senza soldi, quindi con molta fatica. Avete dato 2 milioni con di premio molta fatica e lì abbiamo risolto una situazione di illegalità molto vecchia, poi ne parliamo. Con molta fatica abbiamo trovato e reperito fondi per cercare e comprare altri 20 nuovi autobus. È una goccia nel mare, ma è un inizio, è un passo in avanti. Roma è il motivo per cui lei sta là, capito? Quindi ora dobbiamo passare oltre. Però stiamo ricostruendo. E questa però è la risposta legittima. Però se lei pensa che io possa avere una bacchetta magica senza soldi, no. Per cui bisogna ricominciare a ricostruire e piano piano gli effetti si vedono. Ma lo so anch'io che siamo esasperati, sono anch'io una cittadina romana prima di essere il sindaco. Abbia pazienza. Oggi in qualche modo c'è una sentenza del giudice che vi dà ragione, no? L'impegno a ove si andasse contro la linea decisa dal movimento complessivamente, è un impegno a quanto pare legittimo, poi vedremo le motivazioni, c'è chi dice no, è un no tecnico alla denuncia di un PD che diceva incostituzionale la stessa elezione della Virginia Raggi, dicono perché hanno sbagliato interlocutore, però fatto sta che la sentenza di oggi dice che lei è un sindaco legittimo. Ci spiega questo? È stato definito contratto? Io l'ho letto, mi sembra più un impegno davanti ai partecipanti. Un impegno nei confronti degli elettori. Vede, quello che noi come cittadini abbiamo sempre detto è che
Durante le campagne elettorali ciascuno si presentava con un programma e anche con un partito politico, poi entrato nel Parlamento, entrato comunque nelle varie istituzioni, in linea di massima restavano, non dico chiunque, ma molte persone rimanevano sedute su una poltrona per qualche mese, poi cambiavano casacca, cambiavano idee, addirittura talvolta cambiando e stravolgendo completamente le idee per le quali erano stati eletti. Allora, secondo noi questo non è coerente, non è onesto nei confronti degli elettori e noi abbiamo sempre denunciato questo continuo cambio di casacca. Ci sono personaggi politici che hanno, come dire, percorso l'arco parlamentare più e più volte. Allora, noi intendiamo semplicemente rafforzare questo impegno con gli elettori e dire che se a un certo punto del percorso politico qualcuno non si riconosce più all'interno delle idee che aveva portato avanti, dovrebbe avere l'onestà di fare un passo indietro e lasciare il posto a un'altra persona. Tutto qui. Senta. Peraltro noi sfidiamo. Lei sa che... Sfidiamo gli altri politici ad assumersi un impegno lei del genere, nasce... indipendentemente dalla penale, cioè a rimanere coerenti sì, agli impegni presi. Nasce no? L'assenza di vincolo di mandato, no? La Costituzione italiana nasce perché prima c'era un partito brutto che faceva rispettare il vincolo di mandato, era il partito fascista. Cioè se non si fa quello che dice il capo, se anche tu ti fai un'idea che per il bene del paese di cui tu sei rappresentante, nel suo caso il bene di una città, lei si fa un'idea, in coscienza, convinta, sente dei tecnici, dice guarda qua bisogna fare questo, Beppe Grillo da Genova dice no non lo fare, lei si deve dimettere, ha pensato, ha valutato l'ipotesi che in coscienza lei si senta in dissidio col partito e debba lasciare il partito solo perché loro non la capiscano? Ma guardi, vede, ecco, abbiamo fatto l'esempio prima, lo ripeto, tiro la cordicella di Marra, c'è stato un contrasto di idee e non mi sembra che mi sia stato chiesto nessun passo indietro, c'è stato un contrasto. Beh, non da di Grillo, idee. Ma da altri esponenti, non ma mi dica che non gli hanno detto si deve dimettere. Ma lei adesso appena mi ha detto Grillo mi avrebbe dovuto chiedere, eppure non me l'ha chiesto, c'è stato no, pure un contrasto. Ma io ho fatto un esempio allora, diverso, uno in cui avesse ragione lei, non in cui avesse ragione Grillo. Ma cioè... sì, ma c'è stato un contrasto di idee, allora il okay. Punto qual è? Il punto è quello di rispettare degli impegni nei confronti degli elettori, per cui io rispetto la nascita storica dell'assenza di vincolo di mandato, però io credo che i politici dovrebbero rispettare gli impegni che prendono in campagna elettorale con gli elettori, tra i quali io mi identifico, perché prima di candidarmi a fare prima insomma il consigliere di opposizione, adesso comunque il sindaco, io ero un elettore. Allora se io voto una persona o cerco di fare eleggere quella persona perché mi promette che farà piste ciclabili e poi entra in Parlamento e inizia a fare tutto il contrario, mi permetterà che ho una sorta di rabbia sì, nei dipende, confronti di quella persona? Bisogna allora, decidere chi sta facendo il contrario, molto spesso sono i leader che cambiano linea. Semplifichiamo, proviamo a semplificare, nella misura altrimenti qui costruiamo castelli in aria ma si perde la sostanza. L'accusa che le la fanno... sostanza è la coerenza. La coerenza. E noi crediamo che la coerenza sia un valore nei confronti di tutte quelle persone che ci danno il loro voto. Senta. E che richiede, che pensano sia importante... rimanere coerenti agli impegni che si prendono in campagna elettorale, altrimenti supponendo chiunque è libero di fare ciò rimanga. Che vuole. Sì, che supponendo che il leader lo rimanga, che magari che nel contrasto non abbia ragione ascoltare. Lei. Noi ci siamo presentati alle elezioni con un programma e noi quello dobbiamo portare avanti, senta, altrimenti il loro sindaca, voto è inutile e secondo me non è così. Ha ragione. Senta, arriviamo a Roma in una chiave che possa interessare anche il resto del Paese. Come il Movimento 5 Stelle, davanti al problema di dover fare dei grandi lavori, delle grandi opere, affronta i rischi che queste grandi opere comportano, quindi i rischi di corruzione, i rischi di spesa maggiore di quella preventivata. Allora, linea C della metropolitana ridotta. Stadio Nuovo della Roma, si discute della cubatura, quanto deve essere grande, quanto no. L'area dell'ex fiera abbandonata, la città dello sport di Tor Vergata. Il no alle Olimpiadi non è nostra, glielo ripeto, sì, cioè, sì, glielo sì. Ricordo, ti no, sono milioni di euro che proprio sono stati buttati. Io le faccio un unico, senza andare nei singoli casi, per capire qual è il suo approccio a queste vicende. Le vicende delle grandi opere, soprattutto a Roma, sono indubbiamente complesse. Quello che però molta parte degli osservatori o anche dell'elettorato si aspetta è che vengano fatte. C'è qualcuno che dice, oh, non stiamo a guardare pure il capello, che è talmente importante avere la metro che non mi ti fermare? L'esempio classico è il singolo coccio trovato dagli archeologi. L'altro probabilmente è che qualcuno da qualche parte ruberà qualcosa. Ma lei, tra fare e non fare, cosa sceglie?
La domanda, se mi permette, è mal posta. Ma io le permetto sempre anche... No, ma non è cattiveria, perché secondo me... Sì, siamo oltre, certo. Siamo oltre, io proverò a essere veramente rapida, perché qui l'alternativa non è tra grandi opere e l'immobilismo totale. Noi abbiamo avuto delle amministrazioni precedenti che hanno fatto grandi opere, peraltro neanche finite, che hanno gravato tutta la collettività di debiti mostruosi, per i quali noi oggi abbiamo difficoltà a pagare i servizi ai cittadini, a trovare i soldi per le politiche sociali, a trovare i soldi per comprare nuovi autobus all'ATAC. Allora io credo che ci sia una terza via, che è quella delle opere necessarie. Cosa serve a questa città? Probabilmente non servirà inaugurare un'altra città dello sport, ma magari servirà a fare opere di manutenzione stradale. Allora concentriamoci su queste, iniziamo a partire dal necessario e poi piano piano arriveremo a fare quello che può essere. Sindaca, io la ringrazio, c'erano altre domande ma rubiamo troppo tempo agli ospiti successivi. Una sola, lei la rivoterebbe la Raggi? Io sì, io soprattutto le darei una possibilità, che è quella del tempo, lo stesso tempo che è stato dato agli altri sindaci prima di lavorare. Grazie sindaca Raggi, bocca al lupo, buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Grazie davvero. Allora, attenzione perché continuiamo a parlare di Roma in una maniera che vi sorprenderà. Pochi secondi e la scoprite. Mandato via la Raggi, siete scorretti, volevo vedere la Raggi, vabbè, aspetta, ragazzi abbiamo 8 minuti, 2 d'applausi e finito il pezzo, no? Allora fate voi il pezzo, no? Dice la Raggi, vabbè io dico, lo registrerà. Due cose, Virgì, io ti voglio bene, sei una donna, io ho puntato sempre sulle donne, 3 matrimoni, perciò ci credo nelle donne. Qualche volta ho fallito, devo essere onesto, la media è bassa. Dico, ma sono andato a leggere oggi il giornale, mi sei 103esima nella classifica dei sindaci. L'Appennino mi è prima, Appennino di Torino. A Juve di Torino, quando li recuperiamo sti punti, a Virgì? Damo se da fa. Vabbè, pure Zingaretti sta a 14esimo, non è che te la regala, eh. Veniamo a noi. Possiamo dirlo che noi romani qui, ma chi sta a casa non lo sa, siamo quei sindaci sfortunati. Ci ha detto male, perché prima di lei c'era quell'altro, ricordate, quello, ecco Marino, la Sagra del Vino. Non era cattivo, era così. Ma vi ricordate? Allora, che noi, che c'è stato Natale a Roma, ci hanno detto da fuori. Uno ha detto, morì, auguri di Natale. Dico, io sto a Roma, non ho mai visto Natale, perché è Natale? No, è Natale! Ma ha detto è Natale, dico guarda che a Roma non è Natale, a Roma, io ma come, ho visto l'albero, ecco parliamo un attimo dell'albero, c'è sta Steadicam? Vieni un po' qua Steadicam, vieni qua, mi inquadri? Daily Mail, giornale inglese, 45 milioni di visualizzazioni al giorno, scrive Roma l'albero più di Natale più triste del mondo, cioè del mondo, cioè a me sta cosa, io sto giornale l'avevo distrutto per caro. Però c'ha ragione lui, perché noi sugli alberi siamo sfortunati. Allora, Marino ne ha fatto uno a Piazza Venezia di una tristezza, io passo col motorino. Triste, con problemi familiari, che anche io so problemi, signora. Passo, vedo l'albero, mi schiantavo sull'altare della patria, l'istinto era schiantarmelo. Fa l'albero Araggi più triste di quello di Marino. Io dico, ma non dico a fare i grandi politici, ma un albero di Natale, signori, ma quanto ci vuole? Cioè tu dai 300 euro in cinese, ti fa Times Square, ti fa... Piazza Venezia la fa diventare Times Square, che ci mette 3 cinesi sul puntale, una cosa mai vista. Non riusciamo a fare l'albero di Natale, non riusciamo a far partire le giostre, non riusciamo a fare Piazza Navona, e che volemmo fare? Vabbè, prima di quello c'era Le Manno, non ricordate? Io dico sempre, aspetta. Io ai politici, gli vorrei dare un'armonica a bocca, perché nel momento che dicono una cosa che non si può realizzare, tipo a Metroccino, che non si può realizzare, loro fa e capiamo che è una stronzata. Basta che tu dice vorrei fare. Veniamo. Alemanno, lo ricordate? Quello che voleva fare la Formula 1 a Roma. A me quando ha detto, dico, mo farà così. E non è vero.
o la fa davvero? Di conseguenza, quello che dico io, finisce, arriva Marino, dice perché non facciamo le Olimpiadi a Roma? Io dico, mo tira fuori questa e fa, sta a scherzare, le Olimpiadi a Roma? Cari signori che state dall'altra parte, che state in un altro paese, non Roma, ma noi a Roma tutti i giorni facciamo le Olimpiadi. O il pentathlon, o il pentathlon, o il decathlon, o il decathlon, perché il romano, pure che da fuori vi sembra sempre sti romani, vive qui, non è facile, signori. Perché quando esci da casa devi fare minimo, salto dalla buca, evita il secchione, senti bene. No, no, poi come loro coprono le buche più alte di Tombini, hai visto come coprono le buche? Aspetta, 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 vedi, è romano, è anarchico, è ribelle il romano. Poi famo le Olimpiadi, io scusi, ma come famo? Dice, beh, facciamo, signori, ma io voi vi conosco, io i precedenti vostri, i mondiali del 90, mi ricordo. Vi ricordi che ancora dobbiamo finire i lavori? Quando li finimo? Dai, finimo qui i lavori e poi se candidiamo per le Olimpiadi. Cari miei, per semplice fatto che voi non siete capacissimi o qualcos'altro. Vi faccio un esempio, porto sempre Farneto, ma ne posso leggere 10 a Milano, a Torino. La stazione Farneto a Via Flaminia, stazione che funziona da 4 ore. Perché? Perché due treni, mo, dici a Giova, o dici a gente a casa, pensa che sto a scherzare. Fammi un servizio sulla stazione. Dei ingegneri, dei grandi ingegneri, no baristi o pubblicisti, no, non hanno calcolato che due treni nel tunnel ci passano. Io dico, santo Dio, ma mia nonna che era mia nonna, mi nonna che era mi nonna, mi nonna che era mi nonna, misurava i calzini così. Non è che era sinistra, faceva il calzino così. Misurava la stoffa così, uno, due, tre metri. I calzoni misurava sul collo e tu nel 1990 con tutta la tecnologia laser, maser, taser, non hai misurato i treni. Cioè bastava un salumiere di dove pare a te, de Norcia, che faceva uno, due, tre metri, due treni. Poi c'è un'equazione, c'è un'equazione, ma dai, treno, treno, per 3,14 e te esce lo spazio. Ma perché io mi devo più per culo da voi, ma perdonatemi. Ma perché mi devo prendere? A Roma non gli serve niente, a Roma. A Roma serve altro, e esaltare altro, che già c'è, sta sotto la monnezza, sta sotto tante cose, ma a Roma ci sta. Di conseguenza, non venite a dirci, io sono a Milano l'altro giorno per un programma, non te dico che, c'erano le macchine elettriche, corso Buenos Aires, tutte le macchine elettriche messe così, bellissime, con una cosa per mettere la corrente, bellissima. Sta cosa, vedi a Roma trovi, attaccato sulla corrente, il porchettaro, Urom, comunque tutto quello perché non siamo in grado. Perciò andiamo quasi a chiudere, quasi a chiudere. A noi di Roma voleteci bene, pure al sindaco volete bene, che far sindaco non è facile, è come amministratore di palazzi. Chi fa l'amministrazione di palazzi, se non ruba è un kamikaze. Perché come fa, ma scherzi, 300 euro al mese, io mi becchio le telefonate della vecchietta. Ma sì, bravo, scherzo, magari gli amministratori ce ne stanno pure quelli onesti. Io non ho conosciuti, comunque c'è stato, ma già sta. Perciò, voleteci bene, capiamo che fare il sindaco non è facile, specialmente a Roma, che è la seconda città come superficie d'Europa. Roma si divide in nord, Roma nord e Roma sud, e tra di loro non si conoscono. C'è gente, vabbè, allora no, c'è gente che parla lingue diverse. Chiudo. Ce l'abbiamo un minutino ancora, ce l'abbiamo mezzo minutino. Te dico, la chiudo, tanto per un po' sfumare sta cosa che è di rabbia, perché io ci vivo a sta città e penso pure che ci moro, perché il coraggio di andare via, essendo un po' vigliacco, non ce l'ho. Però se fossi intelligente me ne ero andato, ma non sono intelligente. Tu vedi, da me ai ristoranti si paga 25-30 euro e te portano due dritti di fettuccine così, con tre piatti, piano, largo e fonno, il piatto fonno, fonno. Vai a Roma Nord, io scherzo ovviamente se non si offendono, arrivi lì al ristorante e ti parla così, si paga 100, così ti fanno, signora, non ho capito, perché il romano quando non capisce fa il passo avanti, non ho capito, cioè non è che non hai capito, è come quando senti in inglese ti fa, what's your name, tu fai, non ho capito, non hai capito, non sai l'inglese, non è che non hai capito, allora eccolo, vado a chiudere, vado a sto ristorante e aspetta, aspetta. Ragazzi, ma che troppe donne ci stanno qui, una caciara, oh!
Io non vengo venuto a casa. Questo mi arrivo in questo posto dove si prenota, questo mi fa così, io soffro pure da gufeni, manco ci sento. Mi fa, signore, e mi fa, dico, scusi, per mangiare? Mi fa, siamo in? Siamo. Ma perché mangi con noi te? E mio fratello mi ha detto, perché è romano e generoso, mio fratello mi ha detto, vabbè, se sta da solo fallo sta con noi, no? Buonasera a tutti. Maurizio Battista! Grazie, bravi! Maurizio Battista, grazie, Moni! Grazie, ci scherza! Giovanni Flori! Buonasera e benvenuta alla professoressa Elsa Fornero! Buonasera, professoressa! Buonasera a lei e a tutti, buon anno! Auguri anche a lei, allora economista, già ministro del lavoro, lo conoscete, viene spesso nostra ospite, insegna all'Università di Torino, con lei parleremo naturalmente di pensioni, di previdenza, ma andiamo subito al fatto che sta per completarsi definitivamente la sua riforma dall'anno prossimo. L'età pensionabile sarà uguale per tutti. Silvia Ciuffolini. Rita, Anna, Sara e Luca viaggiano sullo stesso autobus, ma per effetto della riforma Fornero, se andassero in pensione quest'anno, in base all'età, non scenderebbero alla stessa fermata. La prima a chiedere lo stop sarebbe Rita. Lavorando come operaia nel settore privato, l'autobus per lei fermerebbe a 65 anni e 7 mesi. La seconda a scendere sarebbe Anna, commercialista, a 66 anni e un mese. Sara, maestra, e Luca, dirigente statale, invece, dovrebbero continuare la corsa fino a 66 anni e 7 mesi. Ma dal 2018 si cambia, perché si compie l'atto finale della riforma. L'età di pensionamento sarà uguale per tutti, uomini e donne, sia che lavorino nel pubblico che nel privato. Quelli che saliranno sul prossimo autobus, quindi, arriveranno insieme al capolinea, a 66 anni e 7 mesi. Il tragitto sarà più lungo nel 2019 e nel 2020. Con l'adeguamento legato alla speranza di vita si proseguirà fino a 66 anni e 11 mesi. E nel 2021 la fermata si allontanerà ancora, sarà a 67 anni. Insomma, sul bus che porta la pensione si sa quando si sale, ma non quando si scende. Allora, professoressa, ad ora, oggi, valutandola oggi, la uniformità dal suo punto di vista è giusta? Ad esempio, uomini e donne è l'esempio più classico, hanno vite lavorative molto diverse. Questa è equità o iniquità? Guardi, io sono sempre stata favorevole alla flessibilità pensionistica. L'ho anche scritto in diversi miei lavori. Ma la flessibilità, che è una cosa positiva, si deve accompagnare, uno, al fatto che, diciamo così, che i costi di questa flessibilità non ricadano su altri, perché altrimenti se della flessibilità mi avvantaggio io, cioè posso andare in pensione prima, ma il costo lo paga lei, forse lei non è d'accordo. La seconda condizione è che la flessibilità deve tenere conto della gravosità dei lavori. Noi abbiamo una legge che forse si poteva essere allargata, adesso lo è stata con la nuova legge di bilancio, sui lavori usuranti, anzi la categoria adesso è indicata come lavori gravosi. Ebbene, se ci sono dei lavori gravosi, di questo, particolarmente gravosi, di questo si deve tenere conto. C'è una terza circostanza, e la terza circostanza è che le persone possono avere diverse condizioni di lavoro e quindi possono essere loro stesse desiderose alcune di andare in pensione prima, magari per ragioni familiari, altre di andare in pensione dopo. Torniamo al contributivo, cioè torniamo alla pensione che è maturata sulla base dei contributi versati e che lascia alle persone la possibilità di scegliere l'età di pensionamento. E ora di questo parleremo, professoressa. Le faccio vedere un altro esempio di quello che è lo scenario in cui ci muoviamo. Parliamo di deflazioni e per le pensioni non è una buona notizia. Silvia Ciuffolini. 15 euro.
gratta di qua, gratta di là, sono sempre pronti a toglierci qualcosa. Che bellezza, meno male, siamo proprio contenti. In effetti c'è poco da essere contenti. Quest'anno i pensionati dovranno restituire circa 15 euro. Questi soldi erano stati dati in più nel 2015 perché per un errore di stima le pensioni sono state rivalutate oltre il dovuto e ora l'INPS suona la porta per riprenderseli. L'istituto sta lavorando insieme al Ministero del Lavoro per prevedere delle forme in più rate. E se i pensionati di oggi non gioiscono, avranno poco da sorridere anche quelli di domani. Il 2016, infatti, è stato l'anno della deflazione, ovvero del calo generalizzato dei prezzi, e gli effetti si faranno sentire anche sulle future pensioni. I contributi che noi annualmente versiamo in deflazione vengono rivalutati in misura inferiore. Di male in peggio, che devo dire? Il nostro sistema pensionistico è stato pensato per un paese che cresce. Due sono gli indicatori: il prodotto interno lordo, che misura la ricchezza del paese, e l'inflazione. Quando uno dei due indicatori è negativo, è chiaro che impatta negativamente anche nelle pensioni future. Allora, professoressa, non è un errore di poco conto fare i calcoli e gestire le vite delle persone su un paese in crescita e trovarselo invece che perde? Alla fine arriviamo al paradosso che i pensionati devono restituire i soldi all'INPS. Guardi, prima di tutto, quando il paese non cresce, questo è un male per tutti. È un male per i giovani che non trovano lavoro, è un male per chi il lavoro ce l'aveva e lo perde anche quando ha 40 anni o 45. La non crescita, che in questi anni si è cercato di descrivere come una situazione di felicità collettiva, la non crescita in realtà è una tragedia. Noi abbiamo bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di crescere perché solo con la crescita è possibile sostituire le persone che vanno in pensione, cioè le persone più anziane, con nuove forze di lavoro. Però, professoressa, in attesa della crescita non ci sono degli interventi che si possono fare per evitare, questo è un caso paradossale naturalmente e che incide poi alla fine poco nella vita quotidiana, però è un caso che è simbolo, no? Addirittura arriviamo al contrario, siccome si pensava che la pensione crescesse, non cresce, bisogna restituire i soldi. Guardi, prima di tutto richiedere la restituzione di soldi è sempre brutto perché una persona non sta a vedere esattamente il motivo per cui i soldi sono stati inseriti nella pensione. Quindi sicuramente questo è brutto. Se poi si tratta di una piccola cifra, forse l'INPS potrebbe mandare una lettera e dire: guarda, faremo magari un conguaglio più avanti, magari allora, lo facciamo, insomma. Faccio entrare i suoi interlocutori: Maurizio Landini, il segretario generale della FIOM, e Beppe Severgnini, giornalista, scrittore, commentatore del Corriere della Sera, lo conoscete bene. Benvenuto Landini, benvenuto Beppe Severgnini. Vi faccio vedere l'inizio dell'anno, porta l'ape. Silvia Ciufolini. Il 2017 sarà l'anno dell'APE, l'anticipo pensionistico, che si potrà utilizzare dal 1 maggio chiedendo un prestito alla banca da restituire in 20 anni. Ma c'è un percorso a ostacoli da seguire. Primo, i requisiti. Bisogna avere almeno 63 anni e 20 di contributi versati. Secondo, la durata dell'anticipo. Il massimo è 3 anni e 7 mesi, il minimo 6 mesi. Terzo, le rinunce da fare. Prima si va in pensione, più soldi si perdono, fino al 15% dell'assegno. Negli anni di anticipo, dimenticatevi anche la tredicesima. Quarto, se siete decisi, andate all'INPS che vi calcolerà la pensione maturata e verificherà i requisiti per l'APE. Quinto, ricevuto l'ok, potete fare domanda all'INPS in via telematica tramite un'apposita password o attraverso il CAF o il patronato. Sesto, dovete indicare banca e assicurazione in caso di premorienza. Al momento però non potete farlo perché non si conoscono gli istituti di credito coinvolti e neanche gli interessi da pagare e i costi dell'assicurazione. Insomma, il vero meccanismo che muove l'APE rimane un mistero. Finché non uscirà il decreto attuativo del governo, atteso per i primi di marzo, il gioco resta sospeso. Allora, prima non si sapeva come volava il calabrone, ora non si sa come vola l'APE. Landini, ha qualche dubbio da sottoporre alla professoressa Fornero riguardo l'APE? Ma guardi, a me l'APE mi sembra un'idea talmente malsana che a me d'istinto mi verrebbe voglia di correre addietro a chi l'ha pensata finché non l'ho preso, perché a me sembra davvero, perché a proposito di, c'è un problema, no, me lo dico in generale, perché c'è proprio un problema di fiducia, no, da ricostruire in quel paese qui. Allora io mi chiedo, una persona che
che ha versato i contributi per 40 anni, 41, 42. Ma secondo voi cosa pensa se dopo che per una vita ha versato contributi che sono serviti a pagare pensione anche agli altri, nel momento che ci deve andare deve fare un mutuo per chiedere un prestito? Capite che... Allora, professoressa Fornero, il dubbio da sottoporre alla professoressa? Prego, professoressa. Guardi, io non trovo che sia un'idea malsana. Trovo che sia un'idea che non avrà molto successo. Perché io credo che le persone siano abbastanza in grado di valutare le scelte economiche di base che riguardano la loro vita, e credo che di fronte alla scelta vuoi fare un prestito per poter anticipare la tua pensione, fare un prestito che dovrai restituire avendo nel momento in cui raggiungi l'età di pensionamento di vecchiaia poter andare con una pensione che sarà più bassa perché per 20 anni dovrai restituire, e questa restituzione include anche un premio assicurativo per il caso in cui ci sia premorienza, malauguratamente, anche questo va considerato. Io credo che le persone alla fine diranno: ma no, la pensione sarà più bassa. Allora, perché abbiamo invitato Beppe Severgnini? Perché quando parliamo di pensioni parliamo non solo di numeri, di economia, ma parliamo della società italiana, perché è una società particolarmente anziana. Non ho capito niente, no? Volevo dire, se sono l'unico qua dentro, l'unico. Ma proprio niente, cioè, so cos'è naturalmente, ma stavo ascoltando con attenzione e non ho capito niente. Io non è che sono sempre d'accordo con Landini. Tendo qualche volta, ho dato ragione alla Fornero, e perché, per averlo fatto, vero professoressa, me ne hanno detto di tutti i colori. Però l'idea malsana, stavolta comunque, potrebbe domanda. Aver ragione Landini. Ma non è tutto, perché oltre all'APE dovete fare i conti anche con la Rita. Ora vediamo se ti spiega bene Silvia Cifolini di che si parla. Rita. Ho lavorato tanto, poi prendo pure sto APE, no. Andare ad aprire un mutuo con una banca per poter andare in pensione nonostante i contributi che abbiamo versato mi sembra un po' eccessivo. Come mettersi un cappio al collo, cioè per altri 20 anni. Per chi vuole anticipare la pensione evitando di pagare un prestito ventennale alla banca come avviene con l'APE, c'è un'altra soluzione. Si chiama RITA, rendita integrativa temporanea anticipata, ovvero la possibilità di finanziarsi gli anni di prepensionamento con i risparmi della previdenza integrativa. I lavoratori che hanno un proprio conto alla previdenza complementare possono decidere di anticipare fino a 3 anni e 7 mesi prendendo il montante che consente loro di avere la rendita desiderata. Per accedere alla RITA servono gli stessi requisiti dell'APE, avere almeno 63 anni e 20 di contributi versati. È un sistema che non prevede penalità, non ci sono calcoli di interessi o assicurazioni da pagare, a differenza del prestito. E chi non ha una previdenza integrativa può aderirvi anche a ridosso della pensione. La finanziaria 2017 consente di versarci le somme anche di tipo premiale in modo esente, e quindi questo aumenta la dote che consente poi di ottenere la rendita. Allora, in attesa che, immagino, Beppe Severgnini non ti abbia mai aiutato a comprendere completamente. Secondo me c'è un ufficio acronimi, cioè un ufficio sigle, dice entro al mattino il ministro, mi trovami un acronimo, una sigla assurda, uno si mette lì, ci ragiona e a prescindere da perché ci deve essere una scienza. Allora, Maurizio Landini, il concetto qua però c'è, no? Uno si è messo da parte i soldi per la pensione integrativa, invece li prende, esce prima dal lavoro e in qualche misura si evita di indebitarsi con la banca. In questo caso le piace di più? Sempre con la professoressa Fornero. Ma guardi, c'è sempre un problema, che bisogna avere 63 anni. Sì. Allora, quindi prima si diceva i lavori non sono mica tutti uguali, eh? E c'è gente che determinati lavori farli fino a 63 anni è difficile che ci riesca, oppure è in condizioni, quando prima si diceva ci può essere anche chi sceglie di andare via. Io glielo dico perché conosco anche persone che purtroppo mi dicono non ce la faccio più a fare il lavoro che faccio fisicamente, perché hai anche queste situazioni, e sono costretti a prendere l'APE, quelle cose assurde. Io la trovo doppiamente per uscire. La trovo doppiamente grave. Dopodiché
E vi dico questo perché io penso davvero che c'è un concetto. La professoressa ministra lo sa perché ebbi occasione di dirglielo quando era ministra. Se il concetto, io trovo una contraddizione, se il concetto diventa la pensione contributiva, cioè io prendo in base ai contributi che verso, non capisco perché debbo fissare un tetto di età sotto il quale non posso andare, perché le due cose assieme non ci stanno, no? Se non che mi puoi dire, tu prendi in base a quello che versi e poi devi lavorare fino a 70 anni, le due cose assieme non ci stanno. In linea teorica uno dovrebbe avere appunto una flessibilità d'uscita, che in base ai contributi che versa può cominciare ad andare in pensione anche a 60 anni, 61, 62, in più ci vorrebbe un rapporto anche con il tipo di lavoro che fai. Rispetto, mi permetto di dire, rispetto alla previdenza integrativa, io dico questo, parlo di una categoria, i metalmeccanici, che nel contratto nazionale la previdenza integrativa l'hanno fatta dal 1996, sì. No? Quindi la stiamo facendo, ma qual è il punto che sta venendo fuori? Che metà della categoria lo fa, funziona che il lavoratore ci mette una quota, ma l'imprenditore ce ne mette una più alta del lavoratore, certo. E perché siamo noi che contrattiamo che le imprese paghino di più. Ma il punto vero è che allo stato attuale i giovani non si stanno iscrivendo al fondo perché hanno salari bassi, e sei di fronte al fatto, naturalmente, che questa cosa, li ringrazio che gli adesso dicono lo puoi anche usare, ma c'era già anche prima in parte. Non sto dicendo, allora, professoressa, che non vada bene, però il concetto di base di Landini sono due. Il primo, se io verso i contributi, perché mi devi obbligare a rimanere? Per pagare i contributi a qualcun altro, sospetta lei? O no, o per usare i soldi che in altro modo? No, ma io penso che ci siano anche elementi di solidarietà, certo. Ci debbono essere elementi dipende di solidarietà. Dipende verso chi ora arriveremo a vedere, dopo, chi, certo, chi prende i soldi. Chi, ma ci sono degli elementi secondo di solidarietà te, secondo te, ma professoressa, ma le chiedo una risposta breve a entrambe, e come si fa a chiedere ai giovani di costruirsi la pensione se non hanno stipendio? Allora, mi faccio solo dire una cosa preliminare. A me sembra che tutte queste misure che hanno questi acronimi alquanto fantasiosi siano un modo, un arrampicarsi sugli specchi per tenere la riforma tanto vituperata, tanto esecrata, e far finta di cambiarla. Diciamo la verità. Allora, questo non possono cambiare la Fornero, allora si inventano mille idee. Prego. Sì, signore. La seconda questione, quando il metodo di calcolo della pensione sarà interamente contributivo, la flessibilità c'è, è prevista. Landini sa bene che bisogna mettere un tetto minimo per il pensionamento, a evitare che qualcuno, magari non troppo lungimirante, vada in pensione a un'età troppo giovane, poi ha una pensione troppo bassa e quando ha 80 anni viene a chiedere aiuto agli altri perché la sua pensione non è sufficiente per. Quindi ci vuole un contemperamento tra l'esigenza di flessibilità che soddisfa le persone e le esigenze di salvaguardia di tutti, di non intervenire collettivi. Dopo. Sapete, certo. Su questo, Beppe Severgnini, su questo discorso cosa premia? Uno, il fatto dei giovani, che ora ci torneremo. Uno è il discorso dell'equità e dei privilegi. Vi faccio vedere questo servizio di Paola Baruffi, perché per alcuni le regole sono più flessibili. Poi Severgnini, Fornero. Voi quanti anni avete lavorato? Una vita. Sono 10 anni. 42 anni. 47 anni. Sono arrivato a 700 euro di pensione. Oggi, per andare in pensione di anzianità, bisogna aver compiuto almeno 66 anni e 7 mesi e aver versato i contributi per un minimo di 20 anni. Ma la regola non vale per tutti. Un parlamentare può andare in pensione già a 65 anni e per arrivarci gli bastano 4 anni, 6 mesi e un giorno di presenza in Parlamento. Non solo. Ogni anno in più passato in Parlamento avvicina la fatidica data della pensione di un anno, fino ad arrivare a 60. Più sei in Parlamento, più guadagni, più prima avrai la tua pensione. Quindi è tutto un sistema. Comunque al parlamentare conviene sempre rimanere attaccato alla propria poltrona. Intendiamoci, non parliamo più di vitalizi spropositati. Per i nuovi entrati si parla di pensioni comprese tra i 900 e i 1600 euro circa al mese. Quando invece oltre il 65% degli italiani non arriverà mai a oltre 750 euro di pensione. Il sistema è uguale, no? Lui lavora 4 anni, io ne lavoro 35, prendiamo uguale. Allora, Beppe Severgnini, su tutto il discorso delle pensioni grava da sempre il discorso dell'equità e dei privilegi.
Beh, questa faccenda è veramente scandalosa. Io credo di non essere proprio non ho il physique du roi del populista, però che 4 anni in Parlamento si riceve una pensione è un'offesa. La questione è che tutti protestiamo, tutti alla fine votiamo un partito, uno o l'altro, arrivano lì e pensano a se stessi. Infatti io veramente posso... ma c'è qualcuno che crede seriamente che noi andiamo a votare prima di settembre? È settembre, aiutatemi, quando maturano gli anni necessari per i nuovi arrivati per il vitalizio? Ma chiaramente no. Allora... però non siamo capaci di arrabbiarci, perché siccome ci sono dentro anche i nostri, facciamo finta di niente. Poi so che è un tema su cui torneremo, ma tu l'hai accennato prima nella domanda alla professoressa Fornero, di tutto quello che abbiamo detto. Io capisco, la questione dei lavori pesanti e le persone che fisicamente non ce la fanno più, forse perché tra il cappello bianco e il compleanno importante che ho fatto comincio a capire che il tempo passa per tutti ed è una cosa convincente. Però in Italia come sistema pensionistico in generale noi siamo alla pari delle grandi democrazie europee, e parlo in generale, non siamo un paese incivile, stiamo provando, facciamo casino. Quello che invece trovo profondamente incivile e molto grave è che noi stiamo creando una generazione di ragazzi che non avranno una pensione. Non voglio l'applauso, però abbiamo due persone competenti. Approfittiamo della televisione. Non voglio da due persone, che un sindacalista molto noto, l'ho di fronte a me, alla professoressa che ha studiato questo per tutta la vita. Di fatto cosa possiamo fare? Perché io lo vedo nel nostro mestiere, Giovanni, cioè i ragazzi arrivano e hanno... cara grazie se arrivano a fare i 1.500 o 1.600 euro al mese che ti permettono di vivere a Milano o a Roma. Ma come fai? Non solo casa, famiglia, sposarti e la pensione. Chi li mantiene? Che pensione prende un ragazzo dell'87? Glielo faccio vedere. Giovani e fondi pensioni, Silvia Cifolini, poi Fornero e Landini, per accompagnare i privilegi a problemi. Faccio la guida ambientale escursionistica, poi faccio anche il fotografo di matrimoni e di interni. Libero, 30 anni, tanti lavori e pochi soldi a fine mese. Ho un reddito circa di 15.000 euro l'anno. Per Libero il futuro è incerto e la pensione? Guadagno troppo poco, spero in un futuro roseo, ma... Oggi un titolare di partita IVA con le carriere discontinue che caratterizzano i giovani lavoratori prenderà una pensione poco superiore all'assegno sociale. Un aiuto potrebbe arrivare dalla previdenza integrativa, ma a due condizioni. Bisognerebbe versare importi generosi con continuità e per lunghi periodi. Prendiamo il caso di un lavoratore che versa 100 euro al mese. Dopo 20 anni di versamenti andrà a prendere una rendita poco più di quello che ha versato, 118 euro lordi mese. Se invece il versamento fosse per 40 anni, la rendita sarebbe di 230 euro al mese. Oggi, se vogliamo una rendita significativa, dobbiamo versare almeno 250 euro al mese per 40 anni di lavoro. Non riesco a fare questo investimento per il futuro, quindi è meglio non pensarci. Landini per la professoressa. Ma guardi, due cose. Uno, giustamente, come diceva prima Severgnini, il problema è il lavoro innanzitutto, no? Cioè il problema per qualsiasi sistema pensionistico o sociale che regga, bisogna che più gente lavori e che paghi i contributi, perché una delle cose che è avvenuta in questi anni, non solo che c'è il lavoro precario, ma che ci sono tante forme di lavoro che non pagano neanche i contributi, ma non per colpa loro, perché sono defiscalizzato e decontribuito. E la logica che sta venendo avanti anche adesso, non so se questa idea di faccio occupazione giovanile e decontribuisco per le imprese, alla lunga faccio pagare pochi lavoratori adesso e se non pagano i contributi non avranno neanche la pensione domani. Quindi è una strada che va affrontata. E c'è il problema di come creo lavoro. Sulla questione della pensione integrativa, lo dico perché voglio portare l'esempio dei metalmeccanici e vi do anche dei numeri. Noi cosa abbiamo fatto nel 1997 in tempi non sospetti? Abbiamo detto lo introduciamo nel contratto nazionale. Il fondo Cometa, si chiama così, è il più grande fondo europeo. Aderiscono 450.000 lavoratori. Cosa avviene? Lì diceva 250 euro. Bene, noi cosa abbiamo detto?
Abbiamo detto che una parte di questo contributo non lo deve pagare il lavoratore, lo deve pagare l'impresa e lo chiediamo come costo contrattuale. Non a caso un lavoratore versa l'1%, ma l'azienda ogni mese versa il 2%. Vi faccio un esempio. Se noi prendiamo un lavoratore che dal 98 ad oggi non ha aderito alla previdenza complementare, e un lavoratore che vi ha aderito non solo ha una rivalutazione del suo TFR più grande, ma coi contributi suoi e coi contributi che ha messo l'impresa, abbiamo fatto dei conti perché in questo giorno rilanciamo, c'è una differenza di 12-13 mila euro in più per il lavoratore. Non sono poi cifre poche, allora, professoressa. Il punto è avere i soldi da investire nella pensione integrativa. Allora io penso, perché dico che c'è il lavoro? Perché se penso a partite IVA e tutto il resto, c'è il rischio che se te la fai pagare solo a quelle persone lì, è chiaro che debbono pagare due volte. Io penso che l'idea che le forme di lavoro, tutte, autonome e private, debbono avere anche un contributo che l'impresa paga, secondo me è un concetto di solidarietà professoressa, che va introdotto per quelli che lavorano, se vogliamo garantire un futuro. Professoressa, bisogna avere i soldi per fare l'integrativa. Beh, la prima cosa sulla quale mi sembra che siamo tutti d'accordo è che il prerequisito per un sistema pensionistico che funzioni non sono le promesse politiche, ma è il lavoro, e quindi lo sforzo maggiore che deve essere fatto è il lavoro, e oggi chi è più a rischio per il lavoro in Italia sono le persone giovani o anche nella fascia di età che magari non è più così giovane, 30-40 anni, per le donne anche oltre, e però è su questo che vanno concentrati gli sforzi, e lasciatemelo dire, vanno concentrati a livello europeo, non soltanto a livello allora, italiano. Ci arriviamo, professoressa. Per Beppe Severini faccio vedere i vitalizi reversibili, altro privilegio nel privilegio. Paola Baruffi. Mi hanno dato la reversibilità del mio marito, io ho 330 euro. Come mai gli assegni di reversibilità erogati dalla Camera sono più del doppio in percentuale di quelli erogati dall'INPS? Non perché i deputati muoiano più degli altri, ma perché i loro parenti hanno più diritto all'assegno dei comuni cittadini. Per i figli legittimi non c'è un limite se non i 26 anni, mentre per un cittadino il limite è 21 anni e 26 solamente se è iscritto all'università. Oppure, per esempio, mi viene da pensare al fatto che non c'è limitazione di reddito per fratelli e sorelle che possono percepire quella reversibilità. Capito? Noi possiamo lasciare la pensione a fratelli a carico solo se disabili. Loro anche al fratello maratoneta e con un lavoro. I loro genitori ereditano la pensione a qualsiasi età, gli altri solo se hanno più di 65 anni e sono privi di pensione. E ai parenti dei deputati basta fare una letterina di autocertificazione per iniziare a incassare. Voglio vedere un normale cittadino che va all'INPS e chiedere con un'autocertificazione la reversibilità rispetto a quello che è un evento che gliela permette come diritto di avere. Professoressa, e poi su questo vorrei sentire Severini. Lei ci provò, vero, a intervenire in qualche misura sui trattamenti dei parlamentari? Ci provai, non solo, ma in una certa misura riuscimmo, perché noi dal 1 gennaio 2012 riuscimmo a imporre il calcolo contributivo, che è quello che da allora viene applicato per la generalità degli italiani. Riuscimmo a far sì che Camera e Senato passassero al contributivo anche per loro. Ma io ribadisco che questi sono regolamenti interni di Camera e Senato su cui è bene che i presidenti, per esempio, prendano l'iniziativa e cerchino di dire: va bene, se questa storia della reversibilità, che sembra francamente incredibile, tanto è, anch'io non sono una populista, ma tanto è scandalosa, beh, allora io penso che spetti ai presidenti di Camera e Senato capire il risentimento delle persone che e c'è, interpretarlo. Perché non è Beppe tanto Severini. Per le riforme, ma c'è per il mantenimento proprio dei privilegi. Passato il tempo che è passato dalla riforma Fornero, dice la professoressa, alla fine si inventano mille nomi, ma nessuno può toccare quella legge che ho fatto, per una questione contabile. Il giudizio, passato il tempo che è passato, sul lavoro della professoressa Fornero, secondo lei piano piano cambia nel Paese? Secondo me sì. Io sono convinto, l'ho detto a lei, l'ho detto in pubblico, l'ho detto a chi voleva sentire, non sono un esperto, però la questione ce l'abbiamo vissuta tutta, il 2011 ce lo ricordiamo tutti,
che in che momento eravamo. La politica ha chiesto, gli ha fatto fare il lavoro sporco, sporco nel senso il lavoro difficile e drammatico, e poi si è tirata fuori, si è lavata le mani. Io sono convinto, la riassumo al massimo, che senza un innalzamento dell'età pensionistica e senza entrare nei dettagli, ma senza la riforma della professoressa Fornero, l'Italia e l'intervento di Mario Monti con tutte le sue difficoltà, l'Italia andava in bancarotta. Landini. Punto. No, io come noto non sono d'accordo che quello era il modo per risolvere il problema. Poi io capisco che il governo allora si trovò di fronte alla famosa lettera della BCE e a una serie di vincoli, che vorrei ricordare che addirittura noi in quegli anni lì abbiamo introdotto anche il pareggio di bilancio in Costituzione a proposito di bilanci pubblici. Ecco, e se uno ci ragiona, l'operazione sulle pensioni era la più semplice, perché da allora ad oggi si parla di 80-90 miliardi risparmiati rispetto al sistema. Io banalmente, dopo dicono fai il populista, ma è la verità, perché le diseguaglianze sono aumentate, lì si è fatta una scelta, si è andato a colpire sulle pensioni perché era la cosa più facile e si è colpito tutti. Non si è intervenuti su altre ragioni, penso all'evasione fiscale, penso alla corruzione, allora, o altre operazioni che riguardavano anche. Professoressa, dico così, continuare a parlare dei pensionati come dei lavoratori, come se tutti fossero uguali, non la trovo, perché gliela dico brutalmente, c'è gente che avendo pensioni alte, che c'è la crisi, non se ne è neanche accorto. Questo e c'è altra gente invece che non riesce neanche a mangiare. Professoressa, allora, lei più volte ha avuto modo di difendere, di spiegare il suo lavoro, le chiederei invece di dare una risposta in diretta parlando di quello che ci succederà. Lei sa che Matteo Renzi aveva promesso che quest'anno si sarebbe messa mano all'IRPEF. Abbiamo iniziato dicendo che l'Europa ci ricorda che mancano 3 miliardi e mezzo all'appello. Gentiloni ha detto non so se ne potremo parlare realisticamente di abbassare le tasse. Secondo lei quando scenderanno e come le tasse in Italia? Beh, per quest'anno è molto difficile che possano scendere. Ricordiamoci che noi abbiamo ancora questa minaccia dell'aumento dell'IVA che bisogna scongiurare. Il Paese non è in grado di reggere un aumento dell'IVA dal 22 al 24% e, se ricordo bene, questi sono 19 miliardi. Io però voglio ricordare una cosa a Landini, ma anche forse a tutti. Noi, il nostro governo, introdusse una tassa sulla ricchezza. Si può discutere che quella fosse la forma giusta, ma la tassa sulla ricchezza è quello che distingue, diciamo così, un pensiero un po' progressista da un pensiero che fa finta di essere progressista, ma nei fatti non lo è. Allora, perché la tassa sulla... Io la ringrazio solo di aver introdotto l'argomento, perché noi dobbiamo andare avanti, ma proprio su questo punto andiamo. Grazie professoressa, Beppe Severini, Maurizio Landini, grazie a tutti. Allora, che succede adesso? Andiamo ad Amsterdam con Andrea Scazzola, ma prima pochissima pubblicità ad Amsterdam. Amsterdam vuol dire trasgressione allo stato puro, una volta nella vita bisogna venire qua. Amsterdam, il Red Light District, il quartiere a luci rosse proprio nel centro della città vecchia. Qui c'è di tutto, lo spettacolo erotico, il porno shop, il museo della prostituzione e c'è il sistema di vendita del sesso che ha reso Amsterdam famosa nel mondo. E le ragazze in vetrina sinceramente sono state la delusione in assoluto, perché non me l'aspettavo così buone. Prostituirsi qui in Olanda è legale. Questa è da affittare. Sì, questa è da affittare. No, this is the vitrine. Questa è la vetrina. Qui stanno tre ragazze e dietro ci sono tre stanze. This is the bed. Questo è il letto. Il bidet. La carta da mettere sul letto. How much to rent? Quanto si paga d'affitto? 175 euro. A ragazza. Al mese? No, no, al giorno. Tutto legale, tutto pubblico, ma è vietato filmare e anche fare fotografie alle ragazze in vetrina. Dobbiamo girare con una telecamera nascosta. Parli inglese? Sì. Quanto? 50 euro. Ok.
L'ergastolo in vetrina, cavolo, che dire, meglio che nei video. No, sono bravi a fare il loro lavoro, riescono a invitare, chiamano. A prezzi bisogna starci attenti, nel senso che magari prima devi contrattarci, devi spiegare bene come vuoi che vada la situazione, se no rischi di essere fregato a metà. Paghi e poi a metà strada ti dicono apposta, finito il tempo, ciao. Avere interviste dalle prostitute qui non è facile, ma dopo qualche trattativa, a patto di usare il cellulare, una ragazza acconsente. Solo tu, nessun altro. Il cliente entra, questo è il letto. Questi sono i preservativi, mai senza. Di dove sei? Sono russa, di Mosca. Quanto si paga? Sesso orale o prestazione normale 50 euro. Se completamente nuda o con richieste particolari si paga un extra. Tasse? Si tiene una contabilità e si paga. Io sono una lavoratrice indipendente con le carte a posto, le assicurazioni, le visite mediche. Se non è tutto in regola non puoi lavorare. Molti italiani? Sì, molti. Solo i napoletani sono un problema. Parlano troppo e diventano aggressivi. Quando uno è aggressivo che fai? Chiedo aiuto e arriva subito la polizia. E pompieri, ogni tanto casca qualcuno nel canale, lo ripescano fuori. Il quartiere a luci rosse porta ad Amsterdam tanto turismo e molti soldi, ma anche qualche problema di ordine pubblico. E il comune sta cercando di restringere la zona delle vetrine. Fish in the sea. You know how I feel. Don't save us. Non salvate noi, salvate le nostre vetrine. Sì, il consiglio comunale, gli abolizionisti, i gruppi cristiani ci vogliono salvare in tanti, ma noi non abbiamo bisogno di essere salvate. È il nostro lavoro e ne siamo fiere. Perché è importante la vetrina? Perché sei indipendente, sei una lavoratrice autonoma che sta in un negozio protetta da un vetro e il cliente lo puoi accettare o no. Questo è il centro informazioni sulla prostituzione. È legale? Ma ti devi sempre registrare alla Camera di Commercio. Come prostituta? No, si violerebbe il diritto alla riservatezza della vita sessuale. Servizi alla persona. IVA al 21%, tassa sui redditi, come ogni lavoratore autonomo. Ma si tiene un registro dei clienti per il fisco? No, ma ci sono buoni controlli, soprattutto sulle spese che porti in detrazione. Tanti preservativi, tanti clienti. Evadere è difficile. Le ragazze in vetrina come sono? Lui ci è andato. No, non è vero. I turisti vengono, vanno con le prostitute o guardano gli spettacoli porno e salgono sul palco. Prevalentemente qui ci sono o troie o droga, quindi quello poi uno sceglie veramente a seconda dei gusti, che è meglio. Secondo me la risposta è una, non la dico perché siamo, è chiaro, ma che ci venivo a fare. Hai una famiglia? Un marito e un figlio, un maschietto di un anno. Pensi che un giorno gli dirai quello che fai? No, non lo saprà mai, ma comunque come lavoro non è male, questa è la mia professione. Pubblica, Tommaso Cerno, il direttore dell'Espresso, buonasera, benvenuto Mario Giordano, direttore del TG4, parliamo dei tagli prossimi venturi, Lixia Portelli. È come col gioco della palla avvelenata, a qualcuno alla fine resta in mano e scotta sempre di più. E qui purtroppo è semplice, da Bruxelles hanno detto stop, basta aspettare, l'Italia deve far scendere questo benedetto deficit che doveva essere l'1,8, poi è salito al 2, ma la manovra la porta addirittura al 2,3. E non perché loro sono cattivi, ma perché noi stessi avevamo detto che non rispettare i limiti sarebbe stato pericoloso. Coi problemi che abbiamo, meglio non farsi notare dai mercati. Insomma, tradotto in cifre, 3 milioni e 4 di euro da tagliare. Ecco il conto non pagato lasciato dal governo Renzi, dicono i critici. Dai 27 miliardi arrotti spesi per i famosi 80 euro ai 3 miliardi e 7 per eliminare la tassa sulla casa, passando per sgravi da Jobs Act e bonus vari,
si capisce bene che forse da qualche parte si poteva risparmiare prima. E se Padoan invece spiega che no, la colpa è delle emergenze e della crisi economica, resta da capire che succede adesso. Faremo girare la palla anche stavolta, e che se la veda il prossimo, o metteremo mano alla saccoccia seguendo il detto delle nonne ciociare: a chi tocca non se ingrugna. Massimo Giannini, come sono andate le cose? Che significa? Ma premesso che l'Europa è la più tragica delle incompiute di questo secolo, che ha sbagliato tutto sulla crescita, sugli investimenti, sui migranti, noi paghiamo il conto di un anno vissuto pericolosamente. Renzi ci ha fatto credere che sarebbe partita la ripresa, ci ha fatto credere che avrebbe spezzato le reni alla perfida Bruxelles, ha fatto una manovra economica tutta tarata sull'unico appuntamento politico che gli stava a cuore, cioè era il referendum costituzionale. E quindi, come diceva Vixia Portello, una manovra piena di bonus che ha sforato i vincoli per fare delle cose che poi non si vedono. Due su tutte ci avevano detto: terremoto, emergenza terremoto, emergenza scuole. Bene, stiamo vedendo in queste ore che cosa è successo nei luoghi del terremoto. Sono coperti dal gelo, non c'è più nulla, non c'è più nessuno, si levano grida di dolore. Gli allevamenti di bestiame muoiono, le scuole chiudono perché c'è troppo freddo, quindi tutti gli investimenti che abbiamo usato per sforare rispetto ai limiti concordati con la UE evidentemente sono serviti per altre emergenze, che non erano emergenze. Avevamo anche detto ci concederanno una tregua, avevamo detto in questo studio, ci daranno una tregua fino al referendum, dopo non ci faranno più sconti, e infatti ora non ci fanno più sconti. Dobbiamo decidere che fare, o chinare il capo e fare questa manovrina da 3,4 miliardi, oppure tentare un'operazione più ambiziosa, cioè giocarci lo sforamento mettendo in campo risorse ancora maggiori, però per fare cose che servono davvero che alla crescita. Che ne valga la pena. Tommaso Cerno. C'è un certo ottimismo in questa visione, nel senso che l'anno pericoloso l'abbiamo visto. Ma oltre a aver sbagliato i conti della finanziaria, o comunque averli nascosti, sapevamo che saremmo arrivati a un conto, abbiamo sbagliato i conti elettorali, perché Renzi, avendo puntato tutto sul nero, tutto sul sì, oggi ci lascia nella condizione in cui l'Italia, con questa lettera, con questa burocrazia europea che a noi costerà denaro, costerà, qualcuno ci perderà, sarà un altro pezzo di tasca degli italiani che esce per andare in un luogo che non conosciamo e che non amiamo, che è Bruxelles, ci impedisce di votare. Ci impedisce di rimanere un paese che può decidere un governo. E Gentiloni è oggi mezzo Renzi e mezzo Monti, e deve tenere in piedi qualche cosa che ha come unico fine risolvere questa questione pagando, perché noi non abbiamo altra strada politica. Se Renzi avesse vinto avrebbe potuto fare la voce grossa, probabilmente il Mediterraneo avrebbe mostrato un leader di centrosinistra meno perdente degli altri. Nel momento in cui lui ha perso in maniera così devastante e aveva messo quei 3 miliardi e 4 che non erano suoi, erano degli italiani, su quel piatto, oggi gli italiani sanno che li hanno perduti e che Gentiloni non potrà che amministrarne la cessione a questo luogo che ancora non siamo in grado di rifondare. Mario Giordano, questa la lettura di Cerno e Giannini, cioè scommesso sulla sua figura. Matteo Renzi ha perso non solo la sua figura, ma anche i soldi degli italiani che gli erano stati anticipati. Sì, ma ha perso perché era in sé perdente la scommessa, perché non si può staccare la realtà dal racconto. Cioè, il grande errore di questo anno, come si diceva, vissuto pericolosamente, è quello di aver fatto la cosiddetta narrazione di una realtà staccata dalla realtà stessa, cioè di averci raccontato un mondo che in realtà non esisteva. Lo sapevamo tutti benissimo, prendetevi i ritagli di giornale di ottobre, lo sapevamo tutti che non stava così. E voler illudere che solo con la vittoria del sì si sarebbe potuto risolvere la questione era un'ulteriore maxi balla renziana, cioè era una delle tante maxi balle, una delle poche settori merceologici in cui siamo riusciti davvero a fare un exploit, no? Perché allora io racconto che se vinco sì continuerò a raccontare balle, e purtroppo non è così, la realtà prima o poi si impone, si è imposta attraverso il referendum, si sarebbe comunque imposta, perché i numeri ci dicono che la realtà è molto diversa dalle balle che Renzi ci ha raccontato per un anno, sarebbe venuta fuori comunque. Massimo Giannini, ora che succede? Appunto, si tratta di capire se Gentiloni vuole seguire il percorso della diplomazia, mettersi d'accordo con Juncker e fare questa manovrina per tamponare le falle, perché di questo si sta trattando, oppure vuole tentare una via più ambiziosa, cioè quella di: abbiamo sforato? Allora mettiamoci un'altra fish, ma seria,
facciamo una grande iniziativa per abbattere il cuneo fiscale oppure per rilanciare gli investimenti del paese, lo facciamo in deficit, diceva... ma non sforiamo più non sforiamo dello 0,1, sforiamo di 1-2 punti. Ma perché diceva Cernon, qua serviva un mandato, un carisma, una forza politica data da una vittoria popolare. Questo è verissimo. Gentiloni là. Questo è verissimo, ma io sono convinto di un punto, e su questo dissento da quello che diceva Tommaso, cioè sono convinto che questa cambiale l'Europa ce l'avrebbe fatta pagare anche se Renzi avesse vinto, certo. Anzi forse a maggior ragione se Renzi avesse vinto, certo. Perché avrebbero detto, come gli ha detto anche la Merkel a un certo punto, guarda noi ti sosteniamo sul referendum, vai avanti, ti copriamo, diciamo che i tuoi sforzi sono giusti, legittimi, però nel dopo momento in paghi. Cui vinci, dopo però non te la carico, certo. I patti si rispettano, o stai in Europa e rispetti i patti, o se no te ne vai dall'Europa. Un po' come capita tutte con Renzi, lui dissente da una cosa su cui io sono d'accordo. No, nel senso, ce l'avrebbero fatta pagare, ma il volto con cui il paese si è presentato era differente. Certo. Il problema è che noi abbiamo avuto un paese in cui ha vinto in maniera devastante il no. E il no contiene in sé, nella parola, il non governo, anche se magari potrebbero messi insieme, però no vuol dire non governo. Il sì ha perso, quindi non governa, oggi governa il forse. E in questo forse noi vediamo un'ambiguità che di fronte alla massa, gli italiani di fronte all'ambiguo, cosa fanno? A parole dicono che non gli piace, poi invece lo ascoltano. E questo ambiguo è tentato a risolvere questa questione in maniera molto più ovattata, molto più composta di come avrebbe fatto Renzi. E l'Europa, di fronte all'ovatta dell'Italia, pensa a incassare, mentre l'Italia pensa ad andare nella quarta repubblica senza passare dalla terza. Quindi Renzi, alla fine, pagherà lui questi 3,4 miliardi se non trovano una soluzione, anche politicamente, perché sapeva che li aveva lasciati lì e li ha lasciati a qualcuno che ha intenzione di allungare il tempo di questo debito quando Renzi ormai forse non servirà più. E questo allora, è il tema politico. Mario Giordano, Renzi è riuscito in questa settimana e ha fatto capire che cosa ha in mente. Tu cosa hai capito dall'intervista rilasciata a Repubblica? Ma io ho capito che quello che aveva in mente di fare non riesce a farlo, cioè lui avrebbe avuto intenzione di andare a elezioni in tempi rapidi, ma ha capito che non ci sono le condizioni per farlo. Però ecco, non vorrei che sembrasse che la colpa dello stallo è la colpa del no. Il no è stata, al referendum è stata un'irruzione di realtà in un mondo fantastico che ci è stato raccontato e che non esisteva. Quindi è vero che l'Europa ci avrebbe fatto pagare lo stesso questa cosa. Ed è vero, altrettanto vero, che le responsabilità di Renzi sono gravissime, perché noi cresciamo, come ci ha detto oggi il Fondo Monetario, 5 volte e in meno rispetto alla crescita globale, e perdiamo questa occasione in un momento in cui noi godiamo, come sappiamo, ce lo siamo detti 1000 volte, delle condizioni favorevoli dell'Europa con la politica espansiva della BCE di Draghi. Nel momento in cui, prima o poi, questa dovrà rientrare, noi pagheremo salato, pagheremo duro, e allora noi paghiamo delle responsabilità durissime. Renzi avrebbe voluto andare a elezioni rapidamente per cercare di prendersi la rivincita, non ci sono le condizioni e quindi dovrà giocarsi la partita il prossimo anno. Quando già ci sarà da pagare. Massimo Giannini, tu cosa hai capito dell'intervista? Ma devo dire la verità, io non ho capito molto. Renzi sembrava Napoleone che torna dall'autoesilio dell'isola d'Elba con lo scolapasta in testa, però. Nel senso che questa era una formidabile occasione, come diceva Mario Giordano, per prendere atto della realtà, finalmente, dopo 2 anni di storytelling, come si dice, dei giorni felici. I giorni non sono felici, questa era l'occasione per mettere a frutto questa esperienza e dire ho sbagliato su questo, questo, questo e questo. Purtroppo lui invece sostanzialmente, mentre dice ho sbagliato, però dice che ha fatto bene tutto, gli 80 euro, le banche, Carrai, il giglio magico, non c'è una sola cosa dove dice qui veramente ho fatto un errore e non lo voglio più fare. Ma dice PD, mi sono spiegato male in qualche misura. Soprattutto qual è il PD che vuole costruire, questo non l'abbiamo capito. Io dice i 5 Stelle, scusami, dice i 5 Stelle sono un algoritmo, ma non ci dice che cos'è il PD. È vero, i 5 Stelle sono anche peggio di un algoritmo, ma il PD che cos'è? Ma che voleva dire con l'algoritmo? Ma forse che alludeva alla piattaforma Rousseau, quindi che il voto vale da... Sì, cioè che non è una struttura democratica, degli... ma il PD che cos'è? Se al 30% degli italiani basta un algoritmo, il PD è un asse cartesiano con un puntino in mezzo, perché c'è un problema...
Io mi sarei aspettato da Renzi questa risposta a una delle tante importanti domande che Ezio Mauro gli ha posto. Io sono il segretario del PD e ho il compito di decidere assieme al PD chi sarà il candidato premier. Non è detto che sarò io. Nel momento in cui è mancata questa risposta, Renzi non stava facendo l'intervista del ritorno, ma stava facendo l'intervista di uno che sarebbe rimasto. E quindi secondo me non almeno è cambiato molto. Se l'avesse detto qualcuno gli avrebbe detto: no, sei tu il nostro candidato. Ma se lo dice lui. Giordano, volevi dire? Mi chiedo di essere brevi. No, ma dico che non ci riesce. È un po' come Fonzi quando deve chiedere scusa, dire no. Una volta ci è riuscito, una volta. In una puntata ci è riuscito. Attenzione, perché intanto fa davvero freddo. Nicole Di Giulio. Quest'anno le temperature sono scese un bel po'. Sì, sono toste, molto toste sulle. E allora tocca arrangiarsi sempre più ristretti, più con una coperta, con un pezzettino di legna e risparmia qualcosina. E fa bene il signor Terzilio, perché anche il freddo ha un suo prezzo. Prendiamo una casa di 100 metri quadrati. D'inverno i caloriferi devono restare accesi per almeno 4 ore. Un metro cubo di gas costa 1 euro, quindi la spesa è di 4 euro al giorno. Ma con questo freddo i consumi raddoppiano. Se in condizioni di normalità le mie bollette di gas sono circa 240 euro ogni bimestre, con queste condizioni raddoppiano, diventano 480 euro ogni bimestre. Occhio poi agli spifferi, che potrebbero incidere fino al 50% sul conto finale della bolletta. Il primo nemico è lo spiffero. Io partirei con questa, che è un adesivo che va applicato alla battuta della finestra laterale e già aiuta tantissimo. E se bloccato lo spiffero, se è ancora freddo, ci sono altre soluzioni. E la sera è rigido. È molto rigido e noi scaldiamo i piedi con la borsa d'acqua calda. È tornato con noi Maurizio Landini, vi presento il professor Antonio Catricalà, professore di diritto dei consumatori alla LUISS di Roma, bentornato. Grazie. Emiliano Alessandrucci, presidente del COLAP, con noi anche Massimo Giannini, che è rimasto editorialista di Repubblica. Allora, Landini, il freddo può diventare un problema sociale? Molti stanno rinunciando al riscaldamento, a quanto ci dice l'Istat? Beh, questo è purtroppo perché sono aumentate le diseguaglianze sociali nel nostro paese. E credo che questo sia uno degli effetti dei problemi che abbiamo di fronte. Io ragiono per esempio in un altro modo, provo a pensare, siccome il problema che abbiamo, io insisto, da qualsiasi parte lo guardi, è come crei lavoro e come redistribuisci la ricchezza, io faccio un esempio. Se noi vediamo anche come sono costruite le case, come sono costruiti gli edifici, noi scopriamo in realtà che lanciare ad esempio dei piani straordinari di manutenzione del territorio sarebbe un elemento intelligente per non solo creare lavoro, ma creare anche la condizione allora, di una distribuzione di del lavoro. Sempre unire piccoli problemi a grandi scenari. Professor Catricalà, ci sveli, quando fa più freddo si paga di più perché si tiene di più il termosifone acceso o il gas aumenta? Tutte e due le cose. C'è da dire che non è una inevitabile, come una calamità naturale, aumentare anche il prezzo del gas, perché l'operatore il gas lo compra prima, cioè quando nei mesi in cui non fa freddo, e poi lo vende quando c'è maggiore freddo e naturalmente ci lucra. Quindi si potrebbe anche organizzare di evitare questo tipo di gap tra il prezzo di acquisto e il prezzo di... Lo sapeva Alessandrucci che c'è la speculazione sul gas? Lo sapevo perché l'ho letto, ma in realtà diciamo che a noi in qualche modo ci è stato detto l'anno scorso di dover mettere le famose manopole sui nostri termosifoni, affrontando una spesa circa di 100 euro per termosifone, e quello ci avrebbe garantito caldo e risparmio. Poi la scadenza delle manopole è slittata da dicembre a giugno, e a me sembra che ad oggi abbiamo, oltre il rincaro del gas, anche il costo con il che abbiamo dovuto sostenere per mettere le manopole. Delle manopole da pagare, lo vedremo. Intanto tutti i rincari dell'anno nuovo, Emanuela Pendola. Senti, fa freddo, anche perché abbiamo l'autonomo, accendiamo solo di pomeriggio e la mattina un'oretta quando ci alziamo. La signora Anna Maria, ex infermiera, con 745 euro di pensione, deve stare attenta a ogni minima spesa, anche perché sono in arrivo i rincari. Le prime bollette dell'anno nuovo sono già arrivate. È arrivata la bolletta del telefono, è arrivata la rata della macchina e poi sono in attesa del gas e luce.
Così facciamo l'unplane. Secondo le associazioni dei consumatori, nel 2017 le famiglie spenderanno 300 euro in più per i servizi e quasi 200 euro in più al supermercato. Negli ultimi 10-15 anni il potere d'acquisto reale delle pensioni è calato del circa il 30%. Questo pesa di più alle pensioni più basse. O ci si scalda e si mangia di meno, o si mangia di meno e ci si scalda un po' di più. Bisogna stare attenti a tutto, non si va a un cinema, non si va a teatro, nonostante ci piace molto. La lavatrice la fai la sera per risparmiare la corrente e cerchi di arrivare alla fine del mese, con molta difficoltà. Allora, Massimo Giannini, ci aiuti a capire, e prima anche con la Fornero ne abbiamo parlato, c'è la deflazione, i prezzi scendono, come mai si paga di più? Ma i prezzi scendono non perché siamo più bravi a produrre con minori costi, i prezzi scendono perché l'aspettativa dei consumatori è che i prezzi calino ancora di più e perché non c'è la domanda, cioè la gente non consuma più. Però questo non produce comportamenti virtuosi da parte di chi gestisce soprattutto le tariffe. Abbiamo sentito prima i dati, quest'anno si stima, secondo i consumatori, che il totale delle tariffe, tra quelle elettriche, quelle del gas, i carburanti, gli alimentari e così via, produrrà un aggravio di quasi 1000 euro all'anno per ciascuna famiglia. È una cifra spropositata. La domanda è questa, al di là di quello che abbiamo sentito per il riscaldamento, c'è il rischio che aumenti il petrolio, è una quasi certezza. Il prezzo del petrolio è già cresciuto negli ultimi 3 mesi, dopo l'accordo OPEC di fine novembre, è passato da 40 dollari al barile a quasi 50, oltre i 50, ed è previsto che quest'anno raggiunga addirittura i 70 dollari al barile. Questo produrrà un ulteriore aggravio di costi per le società di gestione, che sicuramente si scaricherà ancora di più sulle tariffe, sia quelle del riscaldamento, sia quelle del gas, dell'elettricità, soprattutto dei carburanti. La domanda è questa: perché quando il petrolio cala così rapidamente, ed è calato tanto in questi ultimi 3 anni, i prezzi non scendono mai, basta che aumenta anche solo di mezzo dollaro e schizzano alle stelle? Abbiamo un problema di controllo del mercato. C'è una risposta? È una vecchia storia. Io, quando ero all'antitrust, cercai di aprire un'istruttoria proprio su questo aspetto, poi l'ho dovuta chiudere con impegni da parte degli operatori della benzina, perché effettivamente non c'è la prova che si mettano d'accordo tutti quanti e avrei perso poi in tribunale. Quindi è meglio evitare le battaglie che si sa di perdere. Landini, eppure il problema di cui parliamo da inizio puntata è la ripresa dei consumi. Qua addirittura si prevede in deflazione, la gente non consuma, si prevede l'inflazione in crescita e anche là i consumi in calo. Qual è la chiave? Ma io credo che noi siamo di fronte a un dato molto preciso. Uno, se la ragioniamo in senso generale, è ridare fiducia alle persone. Perché quando calano i consumi è legato al fatto che chi non ce l'ha, ma anche chi ha qualcosina, non lo spende perché non sa come succede, non sa dove va a finire. Però Renzi è stato forte nel tentare di ridare la fiducia ai consumatori. Ma guardi, Renzi è stato forte a vendere, no? Però non tutti hanno comprato. È una fase che sono calati i consumi ed è calato anche il consumo di Renzi, diciamo così. Ma il punto vero che io vedo per affrontare questo quadro, e lo dico da un po', è fare ripartire gli investimenti, anche pubblici, perché se no tu non fai ripartire l'economia. Io facevo l'esempio prima, proviamo a pensare cosa vuol dire un'idea anche di sviluppo fondato su energie rinnovabili e su altri. Cioè, io la cosa che continuo a non capire è che noi siamo di fronte a un cambiamento epocale con tecnologie che possono dare anche dei vantaggi alle persone, ma continua a ragionare il mercato. Cioè, la follia è che il mercato va bene quando a pagare siamo noi, quando dovrebbero pagare quelli che vogliono il mercato come gli pare non si interviene mai. Alessandro, ci guardi cosa succede alla bolletta in la luce a breve, allora, Emanuela Pendola. Qui a me sembra che ci sia il problema. Le capita mai che vengano a bussare alla porta per offrirle un contratto per l'elettricità del mercato libero? Sì, vengono 2-3 volte al mese che vengono a bussare. Io mi trovo la scusa con dicendo che è mio figlio che si interessa di tutto e a questo punto qua non me ne frega più. Dal 2018 però non ci saranno più scuse, perché l'ingresso nel mercato libero ci imporrà di scegliere fra le offerte degli operatori elettrici. Per convincerci a scegliere loro, fra un anno ci offrono oggi un bonus, di fatto uno sconto in bolletta che va dai 10 ai 115 euro. Si chiama contratto di tutela simile e vale per tutto il 2017. Per poterci districare in quella che potrebbe diventare una giungla delle tariffe, noi dobbiamo essere consapevoli della scelta che operiamo, perché è una scelta
che non ci accompagna solo per il bonus, ma ci accompagna per l'intero periodo contrattuale. Quello che bisogna verificare, insomma, è sempre il costo effettivo del kilowatt, perché i bonus finiscono, le tariffe restano. Il problema reale è che noi avremo sicuramente una fascia d'utenza, quella più debole, quella più anziana, che avrà bisogno di un accompagnamento nell'operare le scelte. Questo sarà fondamentale, perché altrimenti noi da un libero mercato passeremo immediatamente a un libero massacro. Emiliana Alessandrucci, poi Catricala Giannini, prego. Intanto volevo dare un'indicazione a chi legge le bollette di non guardare solo il costo del kilowatt, ma anche del costo del trasporto, perché spesso i kilowatt utilizzati negli appartamenti non sono altissimi e ci troviamo bollette molto esose, perché il costo del trasporto dell'energia è molto, molto più grande spesso del costo del consumo. Un'altra cosa, l'Italia è il paese europeo con il più alto tasso di tassazione, cioè di fisco presente nei costi dei servizi. In un consumo intermedio, quindi diciamo quello tipico di una famiglia, l'incidenza del fisco è del 53%, in un consumo più alto del 70%, il paese dopo di noi è 45,35%, quindi ci sono ben 10 punti percentuali di differenza che noi non diamo né al fornitore né al gestore di quel servizio, ma diamo allo Stato. Giannini, le tasse pesano pure su questo? Le tasse pesano tantissimo, parlavamo prima della benzina. Ricordiamoci sempre che noi, mentre paghiamo il prezzo alla pompa su ciascun litro di benzina che mettiamo nella nostra macchina, paghiamo le tasse per la guerra di Libia, per la guerra in Iraq, per le nostre missioni all'estero. Cioè, lì dentro c'è veramente di tutto. Però il tema vero, mi rifaccio soprattutto alla questione delle bollette, sono le liberalizzazioni. Noi siamo passati dalle lenzuolate di Bersani ai fazzoletti mai fatti da questi ultimi governi. C'è il disegno di legge sulla concorrenza che è fermo in Parlamento da 2 anni, non riescono a smuoverlo di un solo passo. Che cosa aspettano? A questo punto, Catricalà, rimane quello che dice Landini: quando il mercato è libero di guadagnare chi già ha i soldi e paga chi non li ha. Sì, intanto la legge sulla concorrenza sta arrivando in porto, speriamo, perché è in terza lettura al Senato, e lì c'è una norma che prevede proprio che l'autorità per l'energia vigili sull'applicazione di questo periodo ponte. Se questo sarà possibile, se riusciremo ad avere presto questa legge, avremo anche questa possibilità di farci controllare dall'autorità dell'energia il passaggio dal periodo in cui c'era la possibilità di stare sotto una tutela completa della tariffa al mercato libero. Secondo me quest'anno di passaggio, di apprendimento anche da parte dei consumatori è importante. L'unico mio dubbio è: per imparare a capire, a destreggiarsi, bisognerà andare a scuola, probabilmente. È un secondo lavoro. È un secondo lavoro riuscire a imparare. No, aspetti, Landini, le do subito la parola. Adesso non si riesce neanche andare a scuola perché sono chiuse. Sono chiuse per freddo. Quindi non si riesce neanche andare a scuola. Si mangia la coda. Allora, nuovi volti della crisi, dal compro oro al compro auto. Cristina Bombino. In Italia adesso è pieno di aziende che comprano auto, pratiche rapide e pagamento immediato. Abbiamo provato a farci valutare una macchina. Al primo contatto via email il compratore ha offerto 6.376 euro, circa 2.000 in meno rispetto al valore reale. Preso l'appuntamento il giorno successivo, l'auto in ottime condizioni si era però improvvisamente svalutata di altri 2.000 euro. Ok, per oggi non la vendo. Ma una mail mi dice che la macchina vale di nuovo 6.376 euro. Buongiorno, volevo chiedere una cosa, siccome mi hanno rimandato una mail di nuovo con la vecchia valutazione, volevo capire. No, ma non è valido, io sono per mail che partono in automatico, quindi si parte da quel preventivo e si va in basso a seconda di quanto tempo è passato, quanti chilometri ci sono in più sulla macchina. A questo momento si dovrà partire da quei 4.000 rotti che abbiamo ricevuto qui in Fidali e si va addirittura a scendere. Una pratica, diciamo, commerciale sicuramente scorretta, dovuta a una pubblicità ingannevole, che è quella del prezzo molto elevato, quindi del valore elevato, ma che poi si va a ridurre, e se una persona è veramente nelle condizioni di dover vendere la propria auto, ahimè, purtroppo si trova costretta a dover accettare un valore che è molto al di sotto di quello reale. Sandini, l'auto come la catenina d'oro che si porta a vendere quando si ha bisogno di... Sì, adesso, come dico, è una situazione molto difficile che sfrutta, insisto, questa cosa. Io continuo a pensare che il problema è affrontare le diseguaglianze sociali che sono frutto anche del mercato libero, senza regole. Secondo me questo è un punto con cui fare i conti. Poi, sempre per
ragionare. Guardate, se ragioni in termini generali, se pensiamo anche all'auto, a proposito di consumi, non solo perché adesso c'è qualche polemica, ma in giro per il mondo la discussione che stanno facendo è anche come sarà il nuovo mezzo, e stanno già pensando, ad esempio, non che ci sia la benzina, stanno ragionando dell'idrogeno, stanno ragionando dell'auto elettrica. Quando dico che bisogna pensare anche a un altro modello sociale per creare lavoro e combattere le disuguaglianze, provate a pensare, se uno ragiona oggi uno si deve spostare, il problema, il prodotto è l'auto. Se uno invece ragiona che il prodotto non è l'auto, il camion, ma è la mobilità, cioè come si spostano le persone, come si... Cerca nuove soluzioni. No, ma il tema, se non lo affronti adesso, io la cosa che vedo, di fronte a questo cambiamento e questa complessità, non, si rinviano. Questi sono processi a proposito di scuola, di università. Adesso c'è da usare, adesso c'è da unirsi la politica e le intelligenze per affrontare Giannini, questi problemi. C'è un mercato delle auto in forte ripresa, questo significa che le auto esatte, tra l'altro, valgono sempre meno, è così? Più va avanti il mercato del nuovo e cresce, chiaramente più l'usato si svaluta. Però adesso c'è una grossa incognita, è esploso un nuovo Dieselgate, lo scandalo delle emissioni diesel e i controlli che non vengono fatti, l'Italia è sotto accusa, rischiamo la stessa cosa che ha rischiato Volkswagen. Tenete conto che Volkswagen ha pagato tra risarcimenti e indennizi 17,5 miliardi di dollari, cioè una cifra spropositata. Nonostante questo, nel 2016 è diventato il primo produttore di auto nel mondo, ne vende quasi 11 milioni. La Fiat che fa se gli arriva una multa da 4 miliardi e mezzo? In più, quasi si butta la linea, credo di essere molto breve. Completo un ragionamento. Volkswagen ha dichiarato adesso che farà un investimento e le auto elettriche da vendere in Germania, si pone il problema di produrle lei, creando anche lavoro. In Italia, questa è la valutazione che faccio, poi io mi auguro che le accuse FCA non siano vere, c'è una polemica aperta per i problemi che vorrebbe determinare. Però il punto vero, a proposito di politica, qui non si sta discutendo di qual è l'industria del futuro, quindi noi rischiamo di andare anche fuori mercato, non solo di pagare le multe di non avere lavoro. Professor Casagalamidia, una risposta invece semplice, esiste un prezzo giusto per la propria auto usata, come si basa? Io andrei sui siti in cui si vendono le auto e andrei a vedere qual è la media dell'auto di quell'anno con quegli accessori. E ce ne stanno 3 o 4 che vanno per la maggiore e bisogna attestarsi su quel prezzo. Se uno mette in vendita al prezzo giusto, l'auto la vende nel giro di 2 o 3 giorni. Secondo me c'è il mercato ancora. Avevamo detto che con la professoressa Fornero di spiegarci perché le tasse non scenderanno. Ripartiamo da là. Autovelox e la tassa nascosta. Barbara Romano. Questo è l'autovelox dove ho preso la multa per eccesso di velocità e la multa era di 135 euro sia all'andata che al ritorno. E ho fatto ricorso al giudice di pace, multa annullata. Eh sì, perché come molti altri in Italia quell'autovelox era illegittimo. In città, infatti, non possono essere installati dappertutto, ma solo su strade urbane di scorrimento, molto meno diffuse di quanto i comuni facciano credere. Devono avere una corsia laterale di emergenza oltre le due normali di scorrimento, poi tutti i parcheggi devono essere laterali, devono essere a ingresso e uscita unica e tutti gli incroci devono avere un semaforo. Capito? Basta che manchi anche una sola di queste caratteristiche e l'autovelox non può essere installato. Invece vengono comunque installati dai comuni perché servono a far cassa. Allora Giannini, gli enti locali si inventano quello che possono, ormai siamo alla tassa nascosta. Sì, quest'anno la pressione fiscale formalmente si è ridotta a livello nazionale dello 0,3%. In realtà è una finzione perché quel poco o tanto che ha tolto il governo centrale lo hanno rimesso gli enti locali. Questo è solo un esempio, ma ieri è successo un fatto incredibile. A Conegliano Veneto è scoppiata una rivolta perché la società che gestisce i tributi, che è una società privata, non è la tanto odiata Equitalia, ha introdotto alla fine dell'anno l'imposta sull'ombra delle insegne dei negozi, con la spiegazione molto banale che l'ombra è occupazione di suolo pubblico. Dobbiamo pagare anche la tassa sull'ombra delle insegne dei negozi. Il prossimo passaggio, se le cose vanno come vanno e l'Europa continua a mazzolarci così, è che metteranno la tassa sull'aria, perché non vedo come altro facciamo. Allora, professor Catricalà, tecnicamente è possibile la tassa sull'ombra? Ma è chiaro che poi ci vuole un minimo di ragionevolezza. Noi adesso siamo abituati a parcheggiare la Smart, per esempio, in modo verticale rispetto al marciapiede. Invece il codice prevede che debba essere parcheggiata parallelamente nel senso di marcia.
I vigili a Roma hanno cominciato a fare le multe a chi parcheggia nel vecchio modo, cioè in maniera tale da lasciare quel centimetro, quei 10 centimetri fuori dalle strisce. È un'abitudine che ci dovremmo togliere, perché queste multe arriveranno a bus. Oggi sono riuscito a scamparne una alla fermata dell'autobus. Allora Landini, va bene che non scendono, ma non è che le tasse invece finiranno per salire? No, guardi, io continuo a pensare sempre alla media, no? Cioè io penso che sul lavoro dipendente, sui pensionati, ma anche sulle giovani forme di lavoro precarie, è chiaro che siamo di fronte a una situazione anche di aumento della tassazione reale. E io qua riprendo un ragionamento che faceva prima anche la professoressa Fornero. Lei dice: il mio governo allora mise una tassa sulla ricchezza. Io vorrei ricordare che il nostro paese è un paese che addirittura, con i provvedimenti anche fatti recentemente dal governo, addirittura ha tolto delle tasse sulla ricchezza, sulle grandi proprietà, sulle grandi case. E io lo dico da questo punto di vista, perché un paese come il nostro, che dice è calata la pressione, ma che ha un'evasione fiscale senza precedenti, guardate che questo, perché io lo considero questo un punto importante? Perché potrebbe affrontare tante, discutevamo di pensioni prima, quando io penso a una solidarietà, cioè a un giovane che ha un lavoro precario, devi pensare che quando non lavora devi anche coprirlo nel tempo, pensa al lavoro di cura, se uno fa un figlio, se uno... in giro per l'Europa ci sono anche cose di questa natura, bene, quelle robe lì ci vuole il fisco, è la solidarietà generale, e il principio che va ripristinato è che uno deve contribuire in base non solo al reddito, ma alla capacità contributiva che ha, questo secondo allora, chiedo alla regia di recuperare il servizio sulle aliquote IVA che avevamo pronto precedentemente. Che succede se sale l'IVA, Alessandrucci? Ecco, intanto succede che chi ne paga realmente è il consumatore finale, perché un professionista a partita IVA la porta in compensazione, un'impresa la porta a compensazione, un negozio la porta a compensazione, quindi la famiglia paga un aumento IVA. Ovviamente scoraggia fortemente sia i consumi di beni che di servizi. Io volevo dire anche un'altra cosa molto importante. Tutto quello di cui stiamo parlando, l'aumento IVA, gli autovelox illeciti, quindi queste tasse occulte, penalizzano fortemente in realtà i giovani, perché viaggiano, si muovono, acquistano in teoria più degli adulti, degli anziani. Io voglio dare un dato che è molto significativo anche di come questi consumi si stanno muovendo. La COP ha fatto un rapporto del 2016 e dice che gli over 65 hanno a disposizione un reddito finanziario di 154.000 euro e gli under 35 di 18. Se questo non si livella, noi non andremo mai più a consumare. Le aliquote IVA, Alice Cristiano. Michele lavora da una decina d'anni, Annalisa da oltre 20. In comune hanno il fatto di essere professionisti con partita IVA e di essere iscritti alla gestione separata dell'INPS. Da quest'anno pagheranno meno contributi perché l'aliquota contributiva scende dal 27 al 25%. Ma davvero ci guadagnano? Non è che sia una svolta. Due punti di fronte a un problema che è molto più grave. Un beneficio è ovvio, si ha, ma questo vuol dire contributi in meno. Io preferirei sicuramente pensare al dopo. È la solita vecchia storia dell'uovo oggi o della gallina domani. Perché versare meno contributi adesso vuol dire avere un assegno più magro una volta lasciato il lavoro. Se analizziamo un caso molto comune, Mario, oggi 37enne, ne lavora da 9, la riduzione di 2 punti percentuali certamente darà un risparmio contributivo, però avrà inevitabilmente una perdita in termini pensionistici, la differenza è una perdita secca per Mario di 5.694 euro. La modifica normativa per Mario genera più un danno che un beneficio. Allora, vedete come si alla fine si uniscono i discorsi previdenza, fiscalità e contributi? Breve, e le chiedo Alessandrucci, poi vediamo le case. È corretto la simulazione che è stata fatta. Infatti quello che andava fatto non era una riduzione secca, così, perché incide negativamente sulle prestazioni future ed è quasi irresponsabile. La nostra proposta, per esempio, era quella di renderla opzionale. Cioè, se vuoi... Se stai in un periodo in cui guadagni un po' di meno e quindi il costo previdenziale grava ancora di più sul tuo reddito attuale, puoi decidere in quel periodo di avere un contributo al 25. Se invece sei in un periodo in cui guadagni di più e ti rendi conto di poter versare di più, metti pieno in cascina. Giannini, ma Gentiloni ha escluso sostanzialmente che si intervenga sulle tasse quest'anno, no? Sì, purtroppo nella conferenza stampa di fine anno ha detto che la riforma IRPEF non è nell'agenda di questo governo.
forse è comprensibile che non lo sia la riforma dell'IRPEF, però sarebbe sbagliato rinunciare in partenza ad una riesame del tema del cuneo fiscale, che è l'argomento cruciale sul quale si è bloccato Renzi, non ha avuto il coraggio di farlo, ha preferito i bonus e le mancette. Secondo me, soprattutto adesso che c'è questo scontro con l'Europa, tanto varrebbe rischiare, sarebbe bene che Gentiloni un po' di coraggio lo acquistasse. E intanto si rischia di perdere casa, Alice Cristiano. È l'atto di pignoramento che mi ha fatto la banca, perché sono indietro di 8.131 euro. Un mutuo acceso nel 2001, quando di problemi non ce n'erano. Un lavoro fisso, un'entrata certa e una casa da comprare sulle colline della Valpolicella, nel Veronese. Poi però... Nel 2009 ho perso il posto di lavoro. La ditta ha chiuso, io mi sono trovata con tutta la popolazione degli ultra cinquantenni cacciati fuori dal mondo del lavoro. Disoccupata a 55 anni e così le rate non pagate hanno superato le 18 previste per legge. Erano circa 2 anni, conseguentemente la banca, dopo la messa in mora, ha appunto iniziato l'esecuzione per arrivare fino al pignoramento. Ci sono delle ancore di salvataggio in casi simili, la revisione della rata, la sospensione del mutuo, ma non valgono per tutti. Aveva una situazione di perdita di lavoro e comunque anche il periodo di sospensione ha un limite massimo. 12 mesi, ma nel caso di Rita non era abbastanza. Ormai con la banca non si può più parlare, va avanti il pignoramento, troverò un'altra collocazione, cosa faccio? Allora, prima la risposta pratica, professor Catricalà, quando si scopre di non riuscire più a pagare il mutuo, cosa si può o deve fare? Prima di arrivare a 18 mensilità di ritardo nel pagamento, bisogna cercare un'altra banca che ci dia delle condizioni migliori. Il problema è che molto spesso quest'altra banca non si trova perché il prezzo, il valore della casa nel frattempo è sceso, e una banca vuole anche finanziare, ma non può finanziare più dell'80% del valore, perché effettivamente diventa troppo rischioso. Poi noi diciamo alle banche non dai mutui, a volte invece diciamo dai troppo mutuo, ti esponi troppo. Probabilmente dare un mutuo a chi non ha un lavoro per più dell'80% del valore della casa è particolarmente rischioso. E Landini, alla fine il cuore del problema, o almeno il termometro della crisi, è sempre quello delle banche. Ma il problema è sempre quello del lavoro. Cioè lei non paga più il mutuo perché ha perso il lavoro, questo è il punto. E se ci pensate, non è che adesso faccio campagna elettorale, ma lo dico, non solo non c'è lavoro, perché non si fanno investimenti, ma addirittura chi lavora è povero e ci si è inventate delle forme di lavoro, penso ai voucher, folli, dove la gente non ce la fa. Allora, il punto davvero è, io non so se farà la riforma dell'IRPEF come veniva detto, sicuramente no, perché adesso abbiamo anche l'Europa che dice che dobbiamo tagliare ancora di più, che non abbiamo tagliato abbastanza, quindi la trovo complicata, ma la riforma del mercato del lavoro, cancellare forme assurde e fare in modo che uno attraverso il lavoro possa vivere, è un punto di fondo. Penso anche che bisogna porsi, a proposito di lotta all'evasione fiscale e di uso del fisco, che in alcuni casi quando perdi lavoro e pur cercando non lo trovi, secondo me è venuta anche l'ora di pensare a forme di reddito, di dignità, di sostegno a quelli che il lavoro lo perdono. Massimo Giannini, ci spieghi lei le banche, parlando delle banche venete. Alice Cristiano, breve e chiaro. Il 55% delle persone sono ultra sessantenni, quindi sono state truffate i nostri genitori, i nostri nonni. È il crack di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, di 220.000 risparmiatori che, dopo aver acquistato quote delle due società cooperative, hanno visto sparire 27 miliardi di euro, perché i soldi non c'erano, prestati ad aziende non più in grado di restituirli. Non sono fallite le imprese, sono falliti i creditori che hanno finanziato imprese che non dovevano essere finanziate. I vertici da Padova hanno proposto un rimborso di 6 e 9 euro per azioni che ne valevano rispettivamente 40 e 62, ma il fronte del no pare in vantaggio e pronto alla battaglia legale. La carità non la vogliamo. Se la banca ha sbagliato, noi vogliamo il 100% dei nostri risparmi. Posso chiedere lei quanto ha perso? 50.000. Ho circa sui 130.000 euro. E c'è anche chi, preoccupato, ha ricevuto rassicurazioni direttamente dall'alto. Eccolo qua, non c'è da preoccuparsi assolutamente, la banca è solida e sana, vedrà che ci faremo vivi, cordialità Consoli. Vincenzo Consoli, ex AD di Veneto Banca, attualmente qui in questa villa di 3.000 metri quadri a Vicenza, agli arresti domiciliari. Massimo Giannini, so che non è semplice, ma ci dice brevemente cosa sta succedendo.
Ma sulle banche la situazione è grave e anche seria, purtroppo. Il governo ha fatto un primo passo con il decreto legge che serve a ripianare la situazione del Monte dei Paschi, ha stanziato 20 miliardi che possono essere disponibili sia per Siena, sia per queste banche venete se la situazione si incancrenisse ulteriormente, sia per altri istituti se ci fosse l'esigenza di un intervento dello Stato. Questa esigenza probabilmente c'è perché rimane sullo sfondo irrisolto, al di là di questi 20 miliardi di garanzia pubblica, la gigantesca montagna di sofferenze che ancora pesano sul nostro sistema bancario, quasi 90 miliardi di euro. E quel problema non si risolve dall'oggi al domani. Bisognava fare la cosiddetta bad bank, cioè la banca di Stato cattiva che si prendeva tutti i crediti deteriorati e lasciava le banche libere di questo fardello. Non si è fatta, non abbiamo raggiunto un accordo con l'Europa, adesso riprendere quel tema sarà complicato, ma credo che sarà inevitabile. Professor Catricavacci, dica quali sono le garanzie per i risparmiatori in questi casi? Ma i risparmiatori in questo momento credo che le banche siano sotto fondo Atlante, le due banche venete, quindi si sta cercando indubbiamente di trovare una soluzione per salvare prima di tutto gli obbligazionisti. Naturalmente i correntisti, quelli che non hanno depositato più di 100.000 euro, non corrono nessun rischio. Ecco. Per gli azionisti c'è il solito problema che l'azione è purtroppo un tema a rischio. Che si porta anche lei a rischio. Allora, io ringrazio i nostri ospiti. Devo farvi fare un passo avanti, ma in realtà lo facciamo indietro perché torniamo a parlare di freddo e diamo il benvenuto al professor Marcello Ticca. Buonasera, professore. Salve. Allora, libero docente di scienze dell'alimentazione, vicepresidente della Società Italiana, questa settimana capiremo insieme come affrontare le insidie della salute tipiche di inizio anno. Allora, professore, mezza Italia alle prese con l'influenza, come possiamo, mangiando, aiutare il sistema immunitario? Beh, dobbiamo pensarci per tempo, cioè non si improvvisa niente. È chiaro che se noi abbiamo abitualmente un'alimentazione equilibrata e corretta e completa, avremo un migliore stato di nutrizione complessivo e in questo stato di nutrizione complessivo migliore entrerà anche un sistema immunitario più efficiente, una maggiore resistenza alle infezioni e alle malattie da raffreddamento tipiche di questa stagione. Quindi bisogna pensarci per tempo, però anche in questa fase dell'anno qualcosa si può fare. Senta, ci sono dei principi nutritivi che se ne mangiamo di più ci danno maggiore protezione? Sì, era appunto a questo che volevo riferirmi. Ci sono effettivamente dei principi nutritivi che possiamo fare due categorie diverse. Ci sono alcuni principi nutritivi di cui una quantità maggiore ci offre una maggiore protezione. Sono praticamente solamente lo zinco e la vitamina C. Lo zinco che noi troviamo in alimenti come latte derivati, come carne, uova, pesce, anche nei frutti di mare, lo zinco entra nel potere immunitario derivante dal timo, le cellule che maturano nel timo, quindi da una mano una carenza di zinco, una ridotta presenza di zinco fa sì che ci sia una ridotta resistenza alle infezioni, quindi dobbiamo avere cura di avere una quantità di zinco nel nostro organismo sufficiente con questi alimenti e eventualmente con qualche integratore. L'altra è la vitamina C, come al solito, cioè ne abbiamo già parlato, la vitamina C non impedisce, non previene che ci siano le malattie da raffreddamento, però non ne riduce il numero, ne riduce la durata e la gravità dei sintomi, quindi sintomi più sopportabili perché protegge le mucose delle vie respiratorie e potenzia appunto il sistema immunitario. Per cui in questo periodo possiamo fare ricorso a una quantità maggiore ricorrendo soprattutto agli alimenti che la contengono, soprattutto a frutta e verdura, quindi per esempio a pomodori, per esempio certamente gli agrumi in questa stagione, ma anche vegetali a foglie verdi come la lattuga, come l'endivia. Troviamo vitamina C nel frequente consumo quotidiano di frutta e di verdura e questo servirà eventualmente anche con qualche integrazione tipo farmacologico, senza esagerare nelle quantità, servirà a darci una maggiore protezione. Senta, altri elementi, altri principi nutritivi che possiamo assumere o che ci conviene assumere in questo periodo? Sì, un'altra classe di principi nutritivi che non danno una superiore protezione se consumati in quantità maggiori, ma che però se quando sono carenti riducono la resistenza, quindi bisogna farci attenzione per avere un apporto giusto, sono altre due vitamine, la vitamina A e la vitamina D in particolare. La vitamina A la troviamo nel latte derivati, nei vegetali gialli e verdi, nelle uova.
La vitamina D, a parte quella che si forma nella cute sotto l'azione dei raggi ultravioletti, lo troviamo poi nel latte, nel tuorlo, nei formaggi grassi, per esempio, salmone o tonno, formaggi e pesci grassi. E quando abbiamo una quantità sufficiente siamo più protetti, così come siamo più protetti quando consumiamo una quantità sufficiente, introduciamo una quantità sufficiente di omega 3, di acidi grassi polinsaturi e omega 3, che sono presenti soprattutto nei prodotti marini. E quindi anche in questo caso hanno un potere di potenziamento del sistema immunitario. E poi c'è la flora intestinale che è molto importante perché regola la maturazione del sistema immunitario e lo potenzia quando ce n'è bisogno. Quindi è molto importante questo flora intestinale, che oggi si definisce con un termine che però non è nuovissimo per la gente, perché si legge anche sui giornali, cioè il microbiota. Ma sono gli yogurt, per capirci? No, non tanto gli yogurt. Sono prodotti che sono chiamati probiotici o prebiotici. I prebiotici sono sostanzialmente delle sostanze che non digeribili al nostro intestino, come oligo, fruttosaccaridi o come fibre solubili, che attraversano il nostro intestino senza essere digerite e forniscono proprio il substrato per questi trilioni di batteri che noi abbiamo nel nostro intestino e che contribuiscono a dare una serie di effetti positivi per l'ospite che saremmo noi. Mentre i probiotici sono direttamente questi ceppi batterici, naturalmente non patogeni, che arrivano anch'essi superando la barriera gastrica, che invece per certi germi tipici dello yogurt è fatale, arrivano nel colon e quindi potenziano e riequilibrano il sistema immunitario. Noi ne traiamo molti vantaggi anche dal punto di vista della resistenza alle infezioni. Senta, tra l'altro questo è il periodo delle medicine, quelle che vanno prese a stomaco pieno, a stomaco vuoto, come ci si organizza in genere? Ma guardi, come regola generale i farmacologi predicano che tutte le medicine andrebbero prese a stomaco vuoto per avere una migliore efficienza, per evitare interazioni con derivati dei nutrienti o con altre sostanze che noi abbiamo preso o con altri farmaci o con l'alcol, per esempio, e prendere a stomaco vuoto tranne quelli che sono gastrolesivi, cioè i farmaci che provocano danni alle pareti dello stomaco non vanno presi a stomaco vuoto. Tipico esempio che viene in mente a tutti: l'aspirina, ovviamente l'acido acetilsalicilico ha una forma per cui riesce a ledere le pareti dell'intestino. Poi ci sono altri farmaci che si prendono a stomaco vuoto perché devono agire in questo modo, tipo gli ormoni tiroidei che vengono presi al mattino prima, almeno mezz'ora prima di fare colazione, anche i prodotti che devono ridurre la secrezione gastrica dello stomaco. E quindi, cioè, ci si organizza di caso. Senta, se non c'è l'appuntamento a gennaio-febbraio con il termometro, c'è quello con la bilancia. Allora ci dia delle guide di comportamento per quanto riguarda invece la dieta di salute personale. Sì, l'appuntamento con la bilancia è un buon appuntamento, perché dopo la parentesi delle feste, nelle quali è perfettamente lecito avere mangiato qualcosa di più, qualcosa di diverso, qualcosa di fuori dell'ordinario, e quindi avere preso, le medie dicono intorno ai 2 chili, ma ci sono punte, ci sono persone che rimangono più o meno allo stesso peso, come al solito le medie un po' ingannano, Trilussa insegna, però bisogna comunque pesarsi per capire com'è la situazione, perché è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. E una volta vista qual è la situazione, qual è l'eventuale aumento di peso, questo non va né drammatizzato, perché drammatizzarlo significa magari ricorrere poi a soluzioni urgenti, soluzioni troppo forti che poi non producono mai buoni risultati, né ignorarlo, perché ignorarlo vuol dire mantenere quel surplus di peso e poi ritrovarsi magari un aumento successivo alle feste, magari a Carnevale o poi a Pasqua, e in questo modo che piano piano nel tempo, trascurandosi, si arriva ad avere dei sovrappesi molto forti. E qual è il tempo entro il cui dobbiamo perdere quanto per organizzarci, diciamo? Non dobbiamo superare una soglia, la dobbiamo perdere entro quale tempo? Ecco, appunto, le regole devono rimanere più o meno quelle che sono sempre, anche in questo periodo dell'anno un po' particolare, cioè mirare a perdere circa mezzo chilo, un chilo alla settimana, con una dieta, con un modo di mangiare che sia
complessivamente di 500-800 calorie al di sotto di quelle di cui avremo veramente bisogno e contemporaneamente, quindi mangiando un po' di tutto, privilegiando frutta e verdura, cioè alimenti con più volume e che più sazianti con meno calorie, ma senza demonizzare nessun alimento, mangiando poco di tutto e ben distribuendolo nella giornata, e poi aiutandosi anche con un po' più di attività fisica. Ricordiamoci che le due cose insieme funzionano benissimo e ci aiutano a perdere peso più rapidamente e in salute. Grazie professor Ticca per essere stato con noi. Grazie a lei, buonasera. Allora, come ci organizziamo adesso? Adesso prendiamo una piccola pausa, poi facciamo qualche risata, poi parliamo di leader, poi parliamo di cronaca e infine di nuovo d'economia. Pochi minuti e si riparte. Grazie di cuore, grazie. Ho seguito tutta la settimana di attualità italiana e non chiuso in casa, bello, divertente, e ve la propongo liofilizzata in 5 minuti. Settimanina Gentiloni. Roma, vola Parigi, incontro con Hollande. Ah, malore, vola Roma, policlinico, subire intervento, fuori, al Consiglio dei Ministri, approvare leggi unioni civili, esaminare decreto riforma delle scuole, nominare vertice militare, via, taxi aeroporto, vola Berlino dalla Merkel. Ma Paolo, Belì, ma non hai fatto un cazzo per 60 anni, ma prenditi, Belì, un po' di mutua, vabbè che sei italiano, ricorda. Sei a scadenza come la mozzarella, però dacci. Economia! Italia declassata dall'agenzia di rating canadese da A a BBBBBBB, che sta per bada bel paese, basta bighellonare. BCE brucerà bonus bancario, bot BTP, bonificate benedetto buco bilancio, Belin. Allora, intervista a Renzi. Rientro in campo, notiziona, non ce l'aspettavamo proprio. Slogan, meno slide, più cuore. Gentiloni, però non pigliare per il culo. Metti il dito nella coronaria, non mi sembra il caso. Movimento 5 Stelle, inizia a perdere pezzi in Europa. Daniele, aiuto, basta, mi dimetto dal movimento, mi sento più affine ai Verdi. Grillo, va bene Dani, paga 250.000 euro di multa. Fanculo alle balene, viva Beppe, wifi gratis per tutti e vai. Abbiamo oggi a Roma, nel mezzo del casin di nostra sfiga, mi ritrovai dentro la rotonda oscura e col navigator senza più giga. Fermommi un pulivetro, oh che iattura, pagollo con un voucher renzianiano, si incazzia, il parabrezza mi frattura, ma forse per giugno ce li leviamo, i voucher, noi lavavetri. All'Italia perde 1 milione di euro al giorno. Cari passeggeri, qui è il capitano Goffredo Pezzalculi che vi parla, ex autista Uber, attualmente stiamo volando sopra le nostre possibilità, a breve serviremo un pranzo a bordo con la nuova formula, ognuno porta qualcosa. Intervista, ce n'è, cyber spionaggio, reazioni di Di Maio, tentativo tweet numero 1. Se c'è il rischio che soggetti spiano massime istituzioni, spiano, porca trota, tentativo tweet numero 2. Se c'è il rischio che massime istituzioni dello Stato venissero spiate, porca trota, 33 trentini, tutti a 33, twittando in Trento entrarono. Tentativo tweet numero 3. Se c'è il rischio che due soggetti spiassero le massime soggetti, ma che cacchio spiate? Basta, hashtag chi fa la spia non è figlio di Maria. Trump, preparativi, festa, insediamento. Bocelli, vieni a cantare per me? No. Il volo?
no, no, no. Faccio io. Sarà la musica che gira intorno. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Festival. Carlo Conti chiama Maria De Filippi. Vieni a Sanremo. Vessicchio va a fare il tronista Uomini e Donne. Alberto Angela. Alberto Angela. Alberto Angela va ad Affari Tuoi. Vuole aprire il pacco della Calabria che fu invasa dai greci intorno all'VIII secolo avanti Cristo dal generale Floris al TG4 e Barbara D'Urso alla Domenica Sportiva. È stata una sconfitta di 4-1 che ha veramente mortificato il calcio e questo portiere che ha rischiato la morte. Ecco l'intervista ai familiari del portiere. Problemi nella Fiat. Problemi per la Fiat negli Stati Uniti, eh? No, non sto parlando di Lapo, però grazie per l'imbeccata. Dieselgate, anche la Fiat coinvolta nello scandalo emissioni. AAA, vendo Fiat Doblò Turbo Diesel con software tarroccato di serie, telefonare ore d'aria, Sergio Marchionne. Vabbè, dagli no. Riapertura centrale a carbone a Genova, sotto casa mia. Grazie, speravo in un centro massaggi. Valore mio immobile attuale 2 euro al metro quadro, meno del camper di Barbie. Centrale riaperta per dare l'elettricità ai francesi. Ode. Oh Genova, città dal braccio corto. Riapron la central che va a carbone per dare al Transalpin luce d'asporto. Oh amici di Zidane Napoleone, perché per allumarvi lampadine dobbiamo immerdonar nostro polmone? Per questa settimana pace e fine. Grazie Maurizio Lastrico. Grazie, grazie Maurizio. Maurizio Lastrico, grazie di cuore. Grazie. Ciao ciao ciao. Diamo il benvenuto a Pierluigi Pardo, conduttore di Tiki Taka su Italia 1, e Claudio Sabelli Fioretti, conduttore dei programmi radiofonici Successo da un mese, opinionista del Fatto Quotidiano. Buonasera e benvenuti. Oggi buonasera. Con voi parleremo di politica, ma parleremo di politica anche in chiave un po' sportiva, di calcio. Parliamo di leader e di squadre. Allora, cominciamo dalle leadership. Come è cambiato, Sabelli, il ruolo del leader politico negli ultimi anni? Ma purtroppo è un po' cambiato, nel senso che una volta la leadership, che è una parola che io odio, che non mi piace proprio, la leadership non dovrebbe neanche esistere, ma comunque, insomma, se deve esistere deve essere una leadership spontanea, che nasce dalla gente, come movimento spontaneo, no? Quindi c'era una volta, no? Cioè la leadership di alcune persone che hanno guidato la politica negli anni, nell'altro secolo ormai, no? Era accettabile, secondo me. La leadership di questo secolo invece è tutta creata, è tutta artificiale, è tutta fatta di tweet, di Facebook, di imbroglietti di questo genere. È tutto più mediatico. Il paragone, per esempio, col calcio ci sta sempre, perché oggi gli allenatori non devono soltanto allenare in campo, ma allenare i giornalisti. Mi sembra che da questo punto di vista anche nei leader politici, ovviamente la politica vive di comunicazione, però negli ultimi anni la comunicazione sia diventata a 360 gradi, si comunica 24 ore al giorno, con un tweet si possono fare dei danni enormi oppure invece ottenere un grandissimo consenso. Una volta probabilmente c'era il congresso, parlavi e quello era. E quello era. Chi del passato potrebbe ancora far politica oggi, Sabelli? Secondo me un leader che potrebbe fare nella maniera in cui lo fanno oggi i nostri politici è Fanfani. Fanfani secondo me già la faceva allora, è stato un antesignano, non c'era Twitter, non c'era Fanfani Facebook. Su Twitter mi sembra ardito, però... Sì, però... Pardo. Ma io ti direi Pannella. Pannella. Non lo so, io non sono chiaramente un esperto di politica, però mi sembra che Pannella abbia portato 30 anni fa, 40 anni fa, un modo completamente diverso di fare comunicazione politica, attraverso la provocazione, attraverso strumenti non tradizionali come lo sciopero della fame, l'utilizzo del proprio corpo, addirittura mandare in disgrazia il proprio corpo per testimoniare qualcosa di diverso. La provocazione credo che sia oggi molto più facile, no? Pardo, l'allenatore moderno è più vincente quello che riesce a cambiare schema durante la partita, no? Che trasforma la propria squadra, che nonostante le difficoltà riesce a inventare un nuovo modulo. Quanto è richiesto questo in un politico? Ma credo moltissimo, credo che
non lo so, ma leggendo i giornali tutti i giorni, probabilmente la difficoltà che ha avuto Renzi sarà quella di non passare dalla fase del grande rinnovamento alla capacità poi di confrontarsi magari con determinati risultati che non tutti riusciranno a percepire. Però credo che questo valga per qualsiasi settore della vita umana, qualsiasi direttore, qualsiasi dirigente, qualsiasi persona nel suo lavoro deve leggere il cambiamento in maniera molto più forte rispetto a 20 anni fa. Sabelli, il più grande problema di Renzi è quello, non essere riuscito a trasformarsi. Ma non lo so, secondo me si è trasformato, era uno che diceva che si dimetteva da tutte le cariche politiche immaginabili e poi è segretario del più grande partito italiano politico. Voglio dire, la capacità di trasformismo, di voltar gabbana dei politici italiani attuali, anche una volta un pochettino di meno, insomma, oggi è clamorosa. Ma un allenatore che cambia schema è un voltagabbana secondo te? No, l'allenatore che cambia schema è uno che si adatta agli uomini che ha a disposizione, all'avversario che ha a disposizione. A proposito di Renzi, mi ha fatto un po' effetto vederlo l'altro giorno liberato e realmente tifoso nel cantare l'inno della Fiorentina dopo la vittoria con la Juve. Mettersi perché a rischio in una partita che poteva perdere, cosa che gli consentava. Sì, ma a me onestamente quella cosa lì è piaciuta, perché comunque vederlo alla fine della partita senza paura delle conseguenze elettorali, perché ci sono 10 milioni di juventini che non avranno gradito vederlo. Quello non credo che un politico mai escluda le conseguenze sul voto. No, io penso che abbia fatto il tifoso. Allora, chi era in grado di presentarsi con 1000 volte era sicuramente Berlusconi. Vi ricordate il presidente operaio, il presidente Berlusconi, guardiamolo. Non c'è più niente! Non c'è più niente! Adesso vedrai, comincia ad andare in una terra. Nemmeno, non nemmeno i denti, sono più tanto da dentro! Facciamo dentro, li recuperiamo. Mi mancava, ero il presidente operaio, presidente imprenditore, il presidente ferroviere, non avevo immaginato di riuscire a diventarlo. Sabelli. Adesso che, come dire, che sei un po' allontanato, devo dire che cioè, sono pervaso da un'ondata di simpatia per Berlusconi. arriva tardi, ma arriva. L'empatia dei leader esiste, diciamo anche l'altra volta, insomma. Chi diventa leader di un grande partito, chi ottiene un successo così grande, comunque ha un talento, ha una capacità nell'interrelazione con le persone. Poi ovviamente si può essere d'accordo o non d'accordo con le idee dell'uno o dell'altro, ma c'è comunque una qualità particolare. Sono comunque uomini speciali, poi magari arriviamo a detestarli in certi casi o amarli molto. Però una capacità però sono comunque uomini speciali, non è? Allora, Renzi, inchiodato al ruolo del giovane, hanno scritto. Sabelli, guardi Renzi. Steve Jobs ha vinto la sua battaglia perché? Perché ha fatto una cosa facile e bella. Pensateci, prima dell'iPhone tutti avevano bisogno del manuale di istruzioni. L'Italia è un po' così, deve tornare ad essere facile e bella. Sabelli. Scusa, visto che si può fare la pubblicità, anche io sono l'iPhone, se per caso... Perché sei giovane e bello pure. Ecco, devo dire che la grande differenza tra Renzi e Berlusconi, la grande, quella più appariscente, è che Berlusconi comunque, tu sai che io sono un anti-berlusconiano nato, proprio ce l'ho ancora dentro, anche se lo perdono, è l'antipatia, cioè in realtà Renzi è antipatico, sostanzialmente, fondamentalmente, da dentro, mentre Berlusconi, anche a quelli che erano contro di lui, era fondamentalmente simpatico. Beh, io veramente pensavo che il fatto che l'Italia debba essere facile e bella, che in realtà poteva essere anche uno slogan di Berlusconi, forse uno slogan un po' qualunquista, non lo so, però è verissimo. Cioè, la verità è che noi siamo un paese bellissimo da questo punto di vista e dobbiamo toglierci di dosso tutti quei substrati. Sicuramente di è complicato. La preparazione del leader, qua apriamo a Luigi Di Maio con i 3 tweet in cui tenta di azzeccare il congiuntivo. Allora, guardate, il primo tentativo: se c'è il rischio che soggetti spiano massime istituzioni dello Stato, si rende conto è sbagliato. Se c'è il rischio che massime istituzioni dello Stato venissero spiate, poi c'è un terzo tentativo che non vediamo il tentativo numero 3, questo era il secondo, poi esce col terzo tentativo... che non c'è, vabbè, non me lo ricordo. Comunque c'è stato. Comunque c'è stato. C'è stato. Allora, la capacità di gestire l'italiano in un libro. Ma sai, l'italiano è una lingua difficile, obiettivamente. Sul congiuntivo si sono spaccate generazioni. Adesso non c'è più l'errore di mettere l'indicativo al posto del congiuntivo, adesso c'è il contrario, e cioè si mette il congiuntivo al posto dell'indicativo. Così ognuno mettesse quello che vuole. Cioè, l'importante è che.
si capisca. Sì, anche se devo dire che c'è proprio, io personalmente, ma parlo della vita quotidiana, proprio il crollo del desiderio quando uno fa un errore di ortografia, un errore di grammatica, però questo un po' mi infastidisce. Però dico pure che Twitter è uno strumento per, cioè Twitter ha cambiato completamente la comunicazione, perché tu una volta dovevi fare un'intervista, chiamavi l'addetto stampa, ti mettevi d'accordo col giornalista, rileggevi l'intervista e alla fine quello era e andava in stampa. Oggi tu sei in tempo reale, magari su un treno, su un aereo, ci può stare anche. Basterebbe non farlo, prendere un po' di tentativi sono tanti. Però il congiuntivo non è, diciamo, legare il buon politico al buon parlare è un errore, perché ci sono stati bravissimi politici di grandissimo spessore che avevano magari la quinta elementare, il dramma con cui si confrontano ora, ad esempio Razzi, no, ad esempio altri personaggi del passato, ma il dramma con cui si confrontano è il voler sembrare persone che hanno una grandissima cultura e allora si scontrano con l'inglese, ad esempio. I have always refused. I agreed to cooperate with Alan Friedman because I trust him. So, for few reasons he left Italy and he wasn't able to use the copyright license, come si dice brevetto, license. Oh, Cecilia, sorry for the delay. No, sorry. You're caught in traffic. No, the wind. The wind. Oh, yeah, okay. The wind. Welcome. Allora, Pardo, secondo me queste fanno guadagnare i voti perché siamo tutti un po' così, no? Però mi dica lei. Siamo tutti un po' così, anche se poi a livello internazionale riuscire ad avere un rapporto, per esempio, con gli altri leader, con i leader internazionali, un rapporto veramente alla pari, un rapporto di, non voglio dire di amicizia, ma di cordialità, insomma, la lingua è fondamentale. La lingua è una di quelle cose che o sai o non sai, o sai una via di mezzo. E chi fa bella figura? La nostra ospite di oggi, la sindaca Raggi. Prego, Persabelli. Want to change the country. I just want more power. That's an incredible accusation to make. More power to do what? What he wants. Maybe all the laws that he wants to do without having a great opposition from the parliament. Lei è brava, eh? Very good. Lei è brava. Very good. Ma sembra una fiction, scusa. Non è mica un... Però voglio dire, la Raggi parla benissimo l'inglese e poi ne combina tutti i colori. Non è... Forse era meglio se parlava... Allora, sindaco di Londra, sì. Può fare il sindaco di Londra, a parte le battute, però complimenti di cappello. Perché... Invece, sì, ma non è, vai non è, spiegatemi che ruolo ha e che effetto fa il dialetto. Sentite Paola Taverna. Ci hanno preso per culo per la manco mi viene più, ormai l'ho cancellato, ho pensato proprio, ma va a morire ammazzato, c'è sta tutta Europa, questa rompere i coglioni, ma potete imparare popolitana, no? No, non vogliamo esporre i politici. Perché il Movimento 5 Stelle che ha la carità. Ma che risulta che io da qualche sciolo vengo a fare politica per farmi i cazzi miei o per i soldi? Ma perché? Ma scusa un attimo. Giorni questi che sputo, guarda, non ce la farò a trattenere. E noi gli abbiamo detto, ci manda almeno un invito formale? No, come un invito formale? Il Quirinale chiama. E io non ti rispondo, scusami. Cioè... Allora, si scivola nel dialetto, si guadagna o si perde, Pardo Sabelli. Beh, sicuramente l'aspetto fondamentale è sempre la coerenza rispetto al proprio pubblico di riferimento, rispetto al proprio elettorato, rispetto alla propria tifoseria, per usare un termine calcistico. Probabilmente un certo utilizzo del dialetto può anche essere utile, poi è ovvio che se ti devi candidare per un ruolo un pochino più istituzionale, visto che in questa società non si brucia nulla, cioè tu ti fai una foto oggi, fra vent'anni te l'andranno a ripescare, o dici una cosa oggi, fra vent'anni te l'andranno a ripescare, forse in prospettiva ti può rimanere una macchia. Però a me come... della Taverna piace il fatto che si capisce subito che ha studiato a Oxford. Non nasconde i suoi studi. No. La coerenza, diceva Pardo, Grillo in Kenya, abbiamo la foto, Grillo in Kenya manda l'appello per la soluzione alla povertà. E là, grandi polemiche. Questo credo abbiano ripescato il congiuntivo di Di Maio, invece ci serve la foto di Grillo, eccola qua, Sabelli. Grillo in Kenya dice sì. L'appello alla povertà, la soluzione alla povertà, ma lo fa dalle vacanze in un resort kenyota. Ma questo è io non, a me non piace neanche la parola populismo, però se esiste il populismo, questo è populismo, cioè non è, sono vacanze che costano la metà di quelle che si fanno a Rimini, quindi non giusto. È che andare lì. Sono d'accordo con Sabelli, pardon. Sì, beh, la povertà posso solo dire, speriamo ci sia la lotta alla povertà, cioè l'obiettivo è, non credo essere
diciamo solidari nei confronti dei poveri, a fare in modo che i poveri diventino un po' più ricchi tutti insieme, magari che ricchi riocci a parte. Mi rendo conto, può sembrare populista, però è non combattiamo questo. La povertà, cerchiamo di diffondere, non combattiamo la ricchezza, cerchiamo di diffondere. Esatto. La simpatia e l'antipatia. Qua c'è un caso che è stato seguito dagli osservatori, quello di Maria Elena Boschi, che all'inizio, guardate la foto, era talmente forte, è un RVM talmente forte che andava a prendere lei i bambini congolesi portati ai genitori adottivi a Roma. Credo che la festa più bella sia con le loro famiglie, poi vediamo, però i bambini stanno bene. La treccia mi hanno fatto. Poco tempo dopo scoppia il caso di Banca Etruria e reagisce in maniera stizzita ai giornalisti, sempre la Boschi. Buonasera. Buonasera. Voi siete a lavoro, io no. Arrivederci. Non preoccupatevi. Arrivederci. Io non sono a lavoro. Arrivederci. Allora, come si diventa antipatici in breve tempo? O come si diventa simpatici in breve tempo? Mi viene in mente De Filippo, mi viene in mente il mistero della simpatia, che nasce come qualcosa di quasi inspiegabile. Gli scienziati provano a misurare empatia e simpatia, ma non ci riescono. Qui c'è stato un episodio, c'è stato un cambio assoluto di passo, di scenario, quindi credo che sia una mutazione abbastanza normale. Poi oggi le telecamere veramente arrivano ovunque, in qualsiasi situazione. La comunicazione è permanente, quindi esce molto di più la verità, e la verità è in certi momenti è quella che tutti abbiamo i nostri 5 minuti, abbiamo non voglia di rispondere, non è facile sempre riuscire a interpretare la parte giusta. Sì, la figura del giornalista che insegue il povero politico col microfono quasi fosse un'arma e non lo molla mai. Io mi ricordo il famoso finanziere, ti ricordi, che fu immortalato per 30 minuti zitto davanti a un microfono che cercava di... era Cuccia, e il silenzio diventa quasi una prova di colpevolezza, ecco, se non riuscire a rispondere. Lì il problema della Boschi, era Cuccia con Chiambretti, credo, no? Cioè, era Cuccia con Chiambretti, esatto, ma... sì. Ah, era Chiambretti, va. Sì. E nel caso della Boschi, secondo me non è tanto un problema di antipatia, perché lì non è antipatica, lei è maleducata. Ci sono mille maniere per se vuoi zittire un intervistatore che molti riescono a trovare, per esempio la simpatia, no? Proprio il dargli ragione, il andare verso di lui con la sua stessa arma. Magari non rispondere, ma da comunque aprirsi. Sì. Allora, Pardo, il giocatore che rappresenta più di altri la leadership del momento, dal tuo punto di vista? In queste ore mi viene in mente Maradona, che è poi un po' il punto di partenza, no? Della saldatura fra aspetto politico e aspetto sportivo. Napoli ha vissuto 3 giorni di follia bella, letteraria, presso a una storia di 30 anni fa, che però è ancora attualissima, perché questo è più di un calciatore, forse anche più di un sindaco. Penso che anche De Magistris starà d'accordo, cioè è un'icona che per Napoli ha avuto un ruolo, un'identificazione straordinaria, anche perché Napoli è l'unica grande città italiana che ha una sola squadra. E infatti cancellano ogni teoria, no? Quando Maradona è sentito qualsiasi sì, cosa abbia devo fatto. Devo dire che questa è una, io non sono d'accordo con lui, questa è una delle cose per cui odio la parola carisma, odio la parola leadership, odio la parola popolarità, cioè... Per essere veramente un leader, un carismatico, cioè ci deve essere la questione morale. Nel caso di Maradona la questione morale è un pochettino scivolosa. Grazie Sabelli, grazie Pierluigi Pardo. Grazie di essere stati con noi. Allora, ancora Vittorino Andreoli, che ci parlerà dei delitti che abbiamo avuto modo di conoscere questa settimana. Giacomo Mameli ci racconterà invece di quando a emigrare eravamo noi, ma prima una piccola pausa. Benvenuto al professor Vittorino Andreoli, grazie per essere tornato di martedì, uno dei massimi esponenti della psichiatria contemporanea. Con lui cercheremo di dare una lettura a tutti i terribili fatti di cronaca che abbiamo letto negli ultimi tempi, usando come chiave di lettura di questi avvenimenti il suo ultimo libro, La gioia di pensare, edito per Rizzoli. Allora, cos'è la gioia di pensare, professore? Ma vede, pensare mi sembra che sia un'arte dimenticata, mentre è quello che caratterizza una civiltà. Se noi eliminiamo il pensare, regrediamo all'uomo pulsionale. Lei sa che la civiltà, diceva Vico, è proprio il passaggio da un uomo istintivo, pulsionale, ad un uomo che pensa.
Allora a me sembra che il pensiero in questo momento storico stia scomparendo, stia diminuendo, proprio a vantaggio dell'uomo pulsionale. Sì, anzi, l'uomo vero è quello che dice quello che gli viene, che va di pancia, che va distinto, che non si maschera del pensiero, delle categorie. Cosa c'è di sbagliato in questo? No, è che se io penso... Viene visto così, diciamo. Sì, qual è l'errore? No, se io penso, immagino, per esempio, posso fare progetti, posso desiderare. Invece nell'empirismo si finisce per agire prima e pensare dopo su quello che hai fatto. Questo naturalmente in una trasmissione come questa potrebbe portarci a parlare di politica, di come si fa politica. Noi invece vogliamo stare stretti sui comportamenti dei singoli, quei singoli che ci hanno tanto spaventato. Facciamo un altro passo. Scuola e famiglia, sono loro che dovrebbero insegnare a pensare? Beh, c'è un grande tema dell'educazione che deriva proprio anche da questi fatti orrendi, perché cosa dimostrano, soprattutto quando riguardano dei minori, vuol dire delle persone che stanno crescendo, dimostrano che non ci sono principi, dimostrano in sostanza che non siamo in grado di usare un'educazione per insegnare a vivere. Non sanno vivere, mentre ancora abbiamo un'educazione, conosciamo la storia, parliamo le lingue antiche, eccetera, però tutto questo è una decorazione. Bisogna che l'educazione insegni a vivere. Perché... Allora, il delitto di Ferrara, professor Andreoli. Un ragazzo di 16 anni convince il suo amico di 17 a uccidere con un'ascia i propri genitori. L'immagine ci portano subito a capire di quale delitto parliamo. Colpisce innanzitutto l'età degli assassini. Come si spiega una violenza del genere? Ecco, innanzitutto l'età che lei ha sottolineato è importante, perché, vede, il minorenne, il minore, non è ancora responsabile. Tanto è vero che un minore che compie un gesto colpevole, lui, ma è correo con il padre. In certe nazioni, se uno compie un danno, un ragazzo di 16 anni, a pagarlo è il padre, a pagarlo non solo economicamente. Allora si tratta quindi di due ragazzi che non si possono vedere isolatamente, perché sono in crescita e quindi sono correi con l'educazione, con la scuola, con la famiglia, e quindi da qui dobbiamo rimettere il punto sull'educazione. L'autorità è un punto fondamentale. Però, professore, questi hanno compiuto un atto che è difficile condividere con l'ambiente, un atto talmente atroce che viene immediatamente a pensare che siano loro delle persone particolari o abbiano delle patologie particolari. È un errore? Questo è un errore istintuale o è vero? Allora, guardi, mi creda, questi non rientrano nelle malattie mentali, rientrano in comportamenti che sono non pensati, non programmati. Ma non vede come hanno fatto queste cose? Orrende, certo, però se noi vogliamo capirlo, allora si vede, per esempio, che la morte non è una cosa banale, non ha nessun significato, ha perso quell'aspetto culturale di essere un mistero, di essere qualche cosa che in qualche modo porta al rispetto. Allora, prima di tutto, la morte è banale. Secondo, non esiste il principio di autorità, perché quando si uccide un padre e una madre significa che erano diventate cose, anzi, erano diventati ostacoli. E allora qual è il principio? Dice, siccome è un ostacolo, io me lo devo togliere. In che modo? In un fatto banale che è la morte. Qui, vede, sono ragazzi quindi che non hanno una costruzione. Non hanno principi. La percezione dell'importanza che hanno le cose, dice. Esatto, e quindi ecco che, non, guardi che non è da giustificare, no, fatti no, è così, uno spiegarsi. Fatti così non si possono giustificare, però vede, io non faccio il giudice, le confesso che avrei molta difficoltà a farlo, io cerco di aiutare casomai i giudici a capire che cosa è successo. Insomma. Ed è sicuramente un lavoro meritorio. Quindi, professore, il movente, quella è un'altra cosa che ha scioccato. Cattivi risultati a scuola, mi dicevano che non studiavo. Certo, guardi, lei sa che io avevo fatto la perizia Maso. Certo. E anche là pensavamo di essere arrivati ai limiti. Là il movente era un'eredità.
avere subito 53 milioni di lire per comprare un'automobile. Ecco, le dico, non c'è mai un movente che giustifichi uccidere, mai. Però, vede, almeno c'era un progetto, qui non c'è. Semplicemente questi genitori, come fanno tutti, ma non studi, devi impegnarti di più, ma non si può andare avanti così. E trovano, e questo ragazzo trova che questa atmosfera diventa insopportabile, perché ogni giorno lo fanno molti genitori. Allora dice, non ne posso più, va da un altro e dice, questo è un ostacolo, io non riesco a vivere, tra virgolette, quindi togliamoli. Quindi siamo arrivati al punto che non serve alcuna motivazione, alcuno scopo da raggiungere se non togliere un ostacolo. Qui significa che non pensiamo più, significa che abbiamo perso il senso dell'umanesimo, umanesimo di una comunità. Dell'umano. Il padre è diventato una cosa. Senta, che... quando si legge le dichiarazioni degli avvocati che dicono sono pentiti, sono distrutti, è possibile dal punto di vista proprio scientifico un passaggio da stati d'animo così differenti? Ma no, guardi, qui poi c'è la logica della difesa, per cui insomma qui posso capire la difesa, ma vede, pentirsi è una cosa molto complicata, bisogna cambiare la visione del mondo. Ci vuole tempo. Sempre aiuto. Per riformarsi al caso Maso, pensi che i primi segni di pentimento li ha avuti dopo 5-6 anni. E poi, anche qui, mi dispiace dover dire questo, vede, questi ragazzi ritengono che uccidere, che vuol dire, tu padre continui a seccarmi dicendo che devo studiare, io non ne ho voglia, eccetera, adesso ti dominano. Uccidere è un gesto titanico, che nella nostra storia era legata agli dèi, dare la vita e toglierla, era una questione di... Quindi queste persone che sono dei nessuno, passano la giornata non facendo nulla, nella monotonia, uccidendo, noi viviamo l'ammazzare come un fatto inaccettabile, ma per dei nessuno significa quasi diventare degli eroi. Io in qualche modo, attraverso questo gesto, finisco per far tacere, tirar via quello stato di mio padre, ma che non è un'autorità, ma è semplicemente uno che un disturba. Un ostacolo che posso eliminare diventando un super. Diventando addirittura, qualcosa. Si ricorda Maso? Sì. Quante, dopo che, ormai parliamo del 17 aprile sì. 1991, ma è ancora un caso che ci è rimasto dentro, insomma, non solo per me che me ne ero occupato. Ha segnato l'immaginario collettivo del paese. Certo. Ma si ricorda, c'erano i fans. Sì, sì, cioè dice, ti ammiro perché sei riuscito a fare ciò che io non so fare. Lei capisce? Quindi ecco l'eroismo. L'uccidere è qualche professore, cosa di professore, ci titanico. Aiuti a leggere un altro fatto terribile che abbiamo letto. Ci spostiamo nel fronte della violenza alle donne. Ecco. Jessica Notaro, vicino Rimini, la finalista di Miss Italia, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. Come si spiegano atti del genere? Si spiega, qui mi deve, con l'uomo pulsionale. Cioè... l'uomo che non accetta di essere frustrato perché culturalmente considera la donna che è una preda, qualcuno, qualcosa di cui ci si può usare ma non venire usati. Quindi questi uomini, perché si rende conto, perché noi parliamo sempre dei ragazzi, ma si rende conto di chi è l'uomo di oggi? È un omuncolo che non sa sopportare il fatto di essere lasciato. Non sa sopportare il fatto di affrontare i temi della famiglia. È uno che reagisce pulsionalmente. Tu sei mia, tu te ne vai, io ti ammazzo. Anche qui, vede, ha fatto bene a metterli insieme questi casi, perché spesso facciamo male a separare i ragazzi dagli adulti. Pensi che noi tradizionalmente gli adulti erano maturi. Ma scusi, dottor Flor, le sembra che siamo maturi? Mi metto tra... No, questo lo dico... No, lo capisco. No, lei, capisco dottor, quello che no, vuole dire. E lei sa che io non sono... Io sono vecchio, sì, insomma, sì, quindi... Sì, ma capisco quello dire, che vuol dire. Le crisi. Noi, c'era le crisi il periodo, si affrontano, invece qua si cercano di cancellare. C'era il periodo della crescita, della stabilità maturativa e del declino. Ma le sembra che un adulto non debba apprendere, non debba ancora crescere? Quindi...
qui, ecco perché... Non sono in grado. Vediamo la vittima. C'è la possibilità reale di riprendersi quando si è subito un attacco come questo che ti cancella il volto, ti cancella probabilmente le aspirazioni, l'identità, anche questa è una, così, una bella difficile. Donna che aveva percorso anche strade professionali legate al suo aspetto. No, è drammatico, perché vede, anche questo è un uccidere. Vede, noi distinguiamo un ammazzare sociale, che è quando si colpisce uno nel ruolo, in quello che appare, nel senso che ha per gli altri. Poi c'è un ammazzare psicologico, cioè che vuol dire la personalità, è annientare la personalità, e si cammina ancora, si vive ancora. E poi c'è la morte totale, che è quella anche fisica. Quindi qui si distrugge una persona. Certo, lei sa che ci sono associazioni e ci sono trattamenti che noi consigliamo per ricostruire una identità, diciamo elaborare un lutto di se stessi. Queste persone che lei ha notato, che non si, guardandosi non si riconoscono più, proprio hanno perduto la identità, sono come persone smarrite nel mondo in cui non riconoscono più nessuno, la gente non la saluta più, insomma ricorda un po' l'uno nessuno e centomila di Pirandello, insomma, e quello va fuori e si devono ritrovare, allora va sicuramente il sostegno più possibile di tutti noi. Allora, uccidere per denaro. Una donna di 55 anni a Milano, Tiziana Pavani, è stata uccisa da un uomo che semplicemente ha detto: io volevo il suo denaro. Senta, innanzitutto bisogna vedere bene il caso, perché poi vede uccidere. Vede, Freud diceva che ciascuno di noi almeno una volta nella vita ha desiderato di ammazzare, ma non l'ha fatto. Cioè, il discorso qual è? Il desiderio deve trovare dei freni inibitori, cioè dire: non lo posso fare perché questa è una persona umana che devo rispettare, non lo posso fare perché c'è la legge. Insomma, i freni inibitori sono quelli che portano sotto controllo le pulsioni. Ecco il pensiero. La gioia del pensare. Cioè, il pensiero deve in qualche modo controllare le nostre pulsioni. Allora, oggi... quello che conta è il denaro, la nostra dimensione umana ha un prezzo che abbiamo attaccato al collo, non sulla camicia, ma proprio al collo, insomma. Questa è una società che ha esagerato sul piano del denaro. Professore, chiudiamo con quello che ha detto un grande artista, Fiorello. Fiorello ha detto: attenti a parlarne così tanto nella TV, soprattutto quella del pomeriggio, di questi casi, perché si crea un rischio emulazione invece di condanna. È possibile? Beh, che sia vero, il caso Maso l'ha dimostrato, perché c'erano i fans, c'erano i club Maso. Allora, questo non significa limitare il diritto di cronaca su cui lei potrebbe, certo, intrattenerci. Quindi quello va rispettato, ma è il come. Vede, mi ha sempre colpito, in uno scritto di Buzzati, parla di cronaca secca. Non so se ha ancora un senso. Allora, tra fare una cronaca secca, cioè portare il fatto, che vuol dire informare, e costruire una specie di spettacolo, mi scusi, attorno a fatti di cronaca, effettivamente c'è un'esagerazione. Porto l'esempio dei suicidi. I suicidi, è dimostrato che il suicidio viene imitato in modo particolare. Ci sono dei film, e questo è stato studiato. Noi, psicocosi, abbiamo negli anni passati parlato anche con i giornali e abbiamo detto: bisogna che troviate una modalità per rispettare quello che è la vostra professione, ma certamente non stimolare. Questo lo si faccia anche per questi anche per la... Vittorino Andreoli, la gioia di pensare. Grazie professore per essere stato il nostro ospite. Grazie davvero. Allora, vi preannuncio che il prossimo ospite vi piacerà, vi colpirà per temi e modi. Benvenuto a Giacomo Mameli. Benvenuto. Giornalista, scrittore, direttore di Sardi News, è appena uscito il suo nuovo libro Le ragazze sono partite, di questo parleremo, QEC editrice, però cerchiamo di inquadrare questo libro, il successo, è nata pure una piastra teatrale, insomma è una regione che si sta accorgendo del suo passato. Partiamo però dal presente, lei viene dalla Sardegna, ha colpito tutti il fatto che il 4 dicembre è stata la regione che più di tutte ha votato no. O è una regione di costituzionalisti o che c'è dietro? C'è dietro che siamo la regione che ha
il tasso di disoccupazione è più alto, il tasso di disoccupazione giovanile è disastroso. Non riusciamo più a muoverci, per venire in aereo quasi a Roma o dovunque bisogna aggrapparsi alle ali di un aereo, perché i posti non si trovano più. Siamo la regione che ha nella giunta regionale 7 professori ordinari delle università e abbiamo il più alto tasso di abbandono scolastico. Per quale motivo avremmo dovuto votare sì? Eppure, diciamo, sono cose che devono avere delle radici, no? Non può essere questo periodo a imputare a questa giunta piuttosto che un'altra. E nel paese o nell'immaginario collettivo c'è l'immagine della Sardegna, paradiso delle vacanze. Dov'è questo gap, come si spiega? Il gap si spiega perché noi da 20 anni in Sardegna non abbiamo più politica industriale. Dico, non ce l'ha la Sardegna, non ce l'ha l'Italia. L'Italia non ha lavoro perché non c'è politica industriale. Che vuol dire politica industriale vuol dire che noi avevamo le miniere, vabbè, sono chiuse e forse andavano chiuse, però la chimica è stata chiusa. Perché la chimica in Germania produce profitti e produce chimica fine, chimica farmaceutica, e da noi produce debiti e tangentopoli? Questo è il dato di fatto. Il turismo, la produzione dei servizi, il bel mangiare, il mare, il forcetto. In Sardegna si mangia benissimo, però bisogna saper scegliere, perché molti turisti vanno agli agriturismo per mangiare il maialetto sardo, che è così come il branzino di Venezia arriva dall'Oceano Pacifico. Il maialetto sardo arriva surgelato dall'Olanda, viene infilzato in uno schiedo che è fatto in Germania, Solingen, viene arrostito col carbone che arriva dalla Bosnia, dalla Turchia. Che cosa vogliamo dare Porchetto Sardo? Quel turismo non serve a nulla. O vendiamo Sardegna, o vendiamo Italia, oppure il turismo anche in Italia non serve. L'insalata di mare è molto difficile trovarla buona. Io la trovo buona a Tortolì, la trovo buona ad Arbatax, ad Alghero, perché so dove andare. Però le insalate di mare in tutta Italia sono tutte le stesse, perché c'è un'azienda, di cui non faccio il nome, che prepara le insalate di mare con tutti i pesci o i molluschi che arrivano dall'Oceano Pacifico e dall'Oceano Atlantico, e l'insalata di mare è uguale, da Ragusa ad Asti, da Cagliari a Sassari. Allora, chi sono le ragazze che sono partite? Sono ragazze, sono le prime femministe d'Italia, secondo me, perché sono state ragazze coraggiose che nel dopoguerra si rendevano conto che nei nostri paesi si moriva letteralmente di fame, non aveva senso stare nei paesi, ma anche nelle città, e si andava a Roma, a Milano, in Svizzera, in Germania, per cambiare vita, per avere un reddito. Cosa facevano queste ragazze? Queste ragazze non facevano nulla. Il libro nasce in modo curioso perché io nella mia vita di giornalista mi sono occupato abbastanza di industrie e poi della seconda guerra mondiale, di operai. Una donna che ha 86 anni, si chiama Carrula, che è il nome sardo di Carla, mi dice, dicendomi anche una parolaccia: tu ti stai occupando soltanto di operai e di soldati, mai di donne. Io con un'altra parolaccia le chiedo: perché, che cosa hai da dire tu? E lei mi dice: io ho iniziato a fare la domestica all'età di 8 anni e mezzo. Questa ragazza, Carrula, Serdino di cognome, è andata a fare la domestica da un grande allevatore di Arzana all'età di 8 anni e mezzo, e camminava in mezzo al bosco e si scalza, e le sanguinavano le gambe perché camminava in mezzo ai rovi. Questa donna cambia la storia, quindi, e mi ha detto: perché non parli delle donne? Io dalla storia di Carrula ho sentito altre donne, poi altre donne di altri paesi della Sardegna, e le ragazze sono partite. Erano ragazze quindi che andavano a fare servizio, andavano a fare le domestiche. Era un libro su commissione, ho scritto io, me l'ha ordinato Carrulla. Che mondo emerge dal mondo delle domestiche sarde, che sono quelle delle generazioni passate, no? Beh, emerge intanto il mondo che le dicevo prima, sicuramente di femministe che vogliono cambiare la loro condizione sociale. Partono analfabete, si
diplomano, la ragazza della copertina che è di Nuvedu San Nicolò è una ragazza che si laurea a Roma in scienze infermieristiche, sono ragazze che cambiano il modo di vedere della Sardegna, perché quando arrivano a Roma per esempio si rendono conto dei dualismi, si passa dalla povertà alla ricchezza, si passa dall'analfabetismo alla ragazza pietrina che va a fare la domestica a casa della preside del liceo Tasso di Roma, quindi cambiano i mondi, sono dei momenti veramente impressionanti, sono dei trapassi repentini che cambiano la società, ma dico, l'hanno cambiata in Sardegna così come l'hanno cambiata nelle Isole Eolie. A dare valore aggiunto al mio libro c'è una postfazione di un'antropologa dell'Università di Parma, adesso prima insegnata alla Sapienza e all'Orientale di Napoli, che racconta le stesse storie della Sardegna per le Isole Eolie. Le ragazze delle Isole Eolie andavano a fare le domestiche in Australia, così come le ragazze dell'arcipelago di Capo Verde in pieno oceano andavano negli Stati Uniti o venivano da noi in Italia. Un mondo di servi e di servizi. È possibile questo parallelo che sta facendo, le storie degli emigranti di ieri con quelle degli immigrati di oggi? È la stessa drammatica storia. Vedere quei barconi con le donne, con i bambini che affondano in mare, vedere questo nostro mar Mediterraneo, che è il cimitero mediterraneo, è un disastro. Per fortuna le nostre ragazze sono partite, sono state più fortunate di quelle di oggi, di quelle che muoiono in mare. È più fortunati noi averle avute, che facciano fare un passo avanti al paese. E poi adesso si sono integrate, perché si danno del lei con le badanti rumene, quindi Pietrina di Perdasdevogu passeggia a braccetto con Vera che arriva da Kiev, è cambiato il mondo. La lezione del passato che lei ha imparato intervistando queste ragazze coraggiose. Sì, ragazze coraggiose che hanno avuto anche delle esperienze terribili. Io che sto diventando molto pessimista dal punto di vista politico, sociale, io cerco anche di raccontare storie positive per esorcizzare il mio pessimismo, però ci sono, naturalmente, capirete se non ci sono nelle storie delle domestiche le violenze di genere, se non ci sono ragazze che venivano messe incinta dai padroni e andavano ad abortire a Tunisi in virgolette viaggio premio, cose disastrose. Oggi le cose sono cambiate, io nella nuova edizione, che è quella che ha lei, racconto per esempio di una ragazza del Nuorese che lavora a Londra e che ha contemporaneamente competenze pediatriche e geriatriche, un giorno assiste un vecchio, un giorno assiste un bambino, lei è felicissima, sono le nuove attività di cura alle quali dovremmo abituarci, e per fortuna ci sono le ragazze che arrivano da fuori. Quanti giovani invece ancora nella Sardegna, ma nel Mezzogiorno e forse in tutto il paese, sono costretti ad andare fuori? Ma le dico una cosa che è terrificante. Il comune di Carboni a tempo fa ha fatto una statistica e ha accertato che mediamente ogni mese da Carboni, che è una città piccola, 30-35 mila abitanti, emigrano 20-25 giovani tra i 18 e i 30 anni, sono quasi tutti laureati, quasi tutti hanno delle specializzazioni. Da noi non c'è più nulla, da noi, ripeto, c'era la chimica ed è morta ed è diventata Tangentopoli, c'era l'alluminio che è morto. Noi, scusi Floris, parliamo di Taranto. Da quando hanno chiuso l'Ilva di Taranto, l'Italia sta importando il 380% di acciaio in più, perché lei dovrà pure usare i coltelli, dovrà pure usare le forchette, usare le... Bene, lì vuol dire 10.000 posti di lavoro in meno, perché noi non produciamo più nulla. L'Italia non produce, produce tweet, selfie e basta, ma non si governa in questo momento. Le ragazze sono partite, un grande giornalista e un grande libro. Grazie Giacomo. Bocca al lupo, buon lavoro. Vizia Portel. Sì, una notizia dagli Stati Uniti, perché il presidente uscente Obama ha concesso la grazia a Chelsea Manning, che era stato condannato a 35 anni con l'accusa di aver passato una quantità come 700.000 documenti riservati a Wikileaks. Era considerato ed è considerato la prima fonte di Wikileaks. La decisione di Obama è stata presa per questo motivo, perché Manning, che è un ex militare, un transessuale, ecco, lo vediamo nella foto, è rinchiuso per tutto questo tempo in un carcere
carcere maschile e ha tentato per due volte il suicidio. Questa sera sappiamo che uscirà dal carcere a maggio. Grazie Vixia, vi ricordo solo che con un SM, un SMS, una chiamata al 45519 potete sostenere la campagna di Dokita Onlus a favore di bambini disabili del Camerun. Ci vediamo martedì. A lei.